Perfetto, grazie. Mi vede? L'hai fatto già? Potete accomodarvi? Allora, per essere sicuri che abbiamo tutti i candidati, faccio l'appello. Borselleca, Elardo, l'avevo vista. Ok. Traiano, Romano, Orillo, Vitale, Cecere, Coccorullo, sempre fuori, Sacco. Allora, diamo inizio all'esame finale per la laurea magistrale. È un esame, in quanto tale chiediamo di, alla fine delle presentazioni, di non avere particolari apprezzamenti con applausi o altro. Lasciate la commissione giudicare
le presentazioni e le successive richieste di chiarimenti. La cortesia è spegnete i cellulari o al più metteteli in sordina. Ora cominciamo con Borsellega. Ok, questo va davanti? Yes. E c'è avanti? Davanti e c'è anche. Provaci. Ok. Buon pomeriggio. Sono Elisabetta Borsellega e il mio progetto di tesi magistrale ha riguardato lo sviluppo di bioprocessi per la conversione dei fondi di caffè in bioplastiche. Iniziamo quindi dalla materia prima del processo, ovvero i fondi di caffè, che da italiani sappiamo rappresentare il principale residuo solido derivante dal consumo di questa popolare bevanda. Possiamo considerare che solo in Italia ciascuno di noi ogni anno consuma circa 5 kg di caffè macinato e che per ogni chilo di caffè macinato si producono circa 2 kg di fondi di caffè. Di conseguenza, ogni anno e nel solo territorio nazionale si producono 500.000 tonnellate di fondi di caffè. Questa biomassa oggi è considerata uno scarto da indirizzare in discarica o direttamente all'incenerimento. Diversamente, il mio progetto di tesi si pone in un'ottica di valorizzazione di questa biomassa in uno schema di bioraffineria che possa portare a una serie di prodotti a elevato valore aggiunto. Tra questi, le bioplastiche. Le bioplastiche oggi vengono comunemente classificate in base alla loro origine, quindi se derivanti da fonti rinnovabili o da fonti fossili, e in base alla loro biodegradabilità. Nella categoria delle bioplastiche bio-based e biodegradabili troviamo i poliester canoati, che sono dei poliesteri sintetizzati in natura da diverse specie microbiche sotto forma di corpi di inclusione, che quindi possono assolvere la funzione di riserva di carbonio e di energia. Questi polimeri possono essere costituiti dallo stesso o da diversi monomeri e, in base al numero di atomi di carbonio che fanno parte del polimero, distinguiamo i poliester canoati del monomero, il costituente del polimero, distinguiamo i poliester canoati in poliester canoati a catena corta, media e lunga. Quest'ampia variabilità chimica si riflette nelle proprietà termiche e meccaniche dei polimeri. Difatti, troviamo poliester canoati che assumono un comportamento termoplastico, sino a poliester canoati che hanno un comportamento elastomerico. In questo contesto, quindi, troviamo lo scopo della mia tesi, che è stata la valorizzazione dei fondi di caffè attraverso la produzione di una bioplastica bio-based e biodegradabile, costituita di un poliester canoato a catena media. In un'ottica di bioraffineria, il mio progetto di tesi si è incentrato sulla valorizzazione della frazione lipidica dei fondi di caffè, che è stata estratta dalla biomassa e caratterizzata. Poi è stata utilizzata come fonte di carbonio per processi di fermentazione microbica indirizzati alla produzione di polimero, in beuta e in bioreattore. Il polimero così ottenuto è stato utilizzato, è stato analizzato nelle sue proprietà strutturali e termiche e utilizzato per la formulazione di miscele fisiche per ottenere dei film di poliester canoati da utilizzare nel settore del packaging attivo. Iniziamo quindi alla caratterizzazione dell'olio estratto dei fondi di caffè, che ha riguardato diversi parametri chimico-fisici, come la densità, la percentuale di acidi grassi liberi, il valore acido, che indica l'acidità di quest'olio, e il valore di iodio, che indica l'insaturazione. Abbiamo quindi approfondito anche la composizione in acidi grassi dell'olio estratto dei fondi di caffè, per valutare la presenza di acidi grassi insaturi, come l'acido oleico, l'acido linoleico e l'acido linolenico. Questa informazione c'è di particolare interesse in quanto la presenza di gruppi insaturi nell'olio
può rivelarsi nel polimero ottenuto a valle. Siccome l'olio, affinché sia metabolizzato, è necessario che venga idrolizzato dalle basi extracellulari e che i substrati ottenuti da questa idrolisi vengano indirizzati al metabolismo di degradazione degli acidi grassi, che quindi fornirà i precursori del polimero. Di conseguenza, le insaturazioni presenti nell'olio possono essere mantenute in tutto questo processo e rivelarsi appunto nel polimero ottenuto a valle. A questo punto passiamo ai processi di fermentazione microbica sull'olio, che sono stati effettuati da un microrganismo pseudomonale produttore nativo di poliidrossi alcanoati a catena media, quindi a partire da fonti lipidiche, capace di quindi di secernere questa lipasi extracellulare e metabolizzare i substrati derivanti da questa idrolisi. Abbiamo testato 4 diverse concentrazioni di olio, 0,6%, 0,8%, 1%, 1,5%, e abbiamo potuto osservare come nella concentrazione più bassa di olio testata raggiungiamo un picco di produzione di polimero a 48 ore dall'inoculo, mentre passando a una concentrazione pari a 0,8%, questo picco scompare a favore di un incremento in produzione a 72 ore dall'inoculo, che raggiunge un valore molto vicino a 1 grammo/litro. Questo comportamento è stato possibile osservare questo comportamento anche a concentrazioni più alte, 1%, 1,5%, e in questi casi anche raggiungiamo una produzione di polimero molto vicina a 1 grammo/litro. Da questi risultati quindi abbiamo potuto notare come aumentare la concentrazione di olio nel mezzo può favorire la produzione di polimero, ma al contempo sembra esservi un problema di disponibilità della fonte di carbonio, in quanto non produciamo più polimero all'aumentare della fonte di carbonio, all'aumentare dell'olio. Di conseguenza abbiamo messo a punto la strategia fermentativa per migliorare la disponibilità dell'olio e la produzione di polimero. Questa strategia fermentativa ha previsto l'utilizzo della più bassa concentrazione di olio finora testata, 0,6%, e in presenza di un surfattante, il Twin 80, che quindi possa migliorare l'emulsione dell'olio nel mezzo acquoso. Abbiamo previsto l'aggiunta di olio all'1% a 24 ore dall'inoculo. Questa strategia fermentativa è stata valutata in assenza e in presenza del surfattante e in entrambi i casi abbiamo visto un massimo di produzione del polimero a 96 ore dall'inoculo, che è un valore molto vicino poi ai 2 grammi litro, quindi maggiore rispetto a quanto ottenuto precedentemente. Da questi risultati poi al contempo non si osserva l'effetto dell'aggiunta del Twin in termini di produzione di polimero, tuttavia possiamo osservare le colture in presenza e in assenza di surfattante e possiamo notare come la presenza del surfattante effettivamente ha portato a una migliore omogeneità nel mezzo. Diversamente, in assenza di surfattante notiamo ancora l'olio disperso e sulle pareti della beuta. Questo risultato dunque ci ha consentito di garantire una migliore riproducibilità e accuratezza dei nostri dati. Questi risultati poi ci sono stati utili per passare a una prova esplorativa in bioreattore, che quindi è stata effettuata riproducendo le stesse condizioni testate in beuta, quindi olio allo 0,6% e Twin 80. Abbiamo previsto l'aggiunta di olio all'1%, in questo caso però come equamente distribuito in 2 momenti della fermentazione, che sono stati scelti sulla base delle fasi di crescita microbica. In particolare, il primo pulse di olio è stato effettuato in una fase di fluttuazione del flusso aereo d'ingresso e dell'ossigeno disciolto, che indicava un'attiva fase di crescita microbica. In questo caso, quindi, l'aggiunta di olio aveva lo scopo di migliorare la densità cellulare del bioreattore, quindi accumulare biomassa. Il secondo pulse di olio è stato effettuato in una fase di stazionarietà del flusso aereo d'ingresso e dell'ossigeno disciolto, indicativa di un'altrettanta stazionarietà nella crescita microbica. Lo scopo di questo pulse era quello di garantire lo squilibrio tra la fonte di carbonio e l'azoto nel mezzo, che è quello che nei microrganismi produttivi nativi, produttori nativi di prodotti alcanoati, indirizza il metabolismo verso l'accumulo di polimero. Abbiamo ottenuto il 50% di accumulo di polimero, che quindi ha rivelato come il secondo pulse sia stato efficiente nel suo scopo, diversamente una produzione di polimero ben più bassa dei risultati finora valutati in beuta, il che evidenzia come sia effettivamente necessario migliorare la finestra di tempo nel quale effettuare la prima aggiunta dell'olio. A questo punto il polimero è stato analizzato nelle sue proprietà strutturali e termiche attraverso diverse analisi che per motivi di tempo non riporterò singolarmente. Passiamo quindi alla descrizione delle più importanti informazioni che abbiamo dedotto da queste analisi, come la composizione monomerica del polimero, che ha rivelato che abbiamo a che fare con un polimero con monomeri che mostrano dai 6 ai 14 atomi di carbonio, quindi un poliidrossi alcanoato a catena media che mostra anche il 30% di unità insature, che è la caratteristica
caratteristica che speravamo di ottenere fin dall'inizio, in quanto apre la possibilità di modificare chimicamente il polimero e indirizzarlo, ad esempio, indirizzarlo verso una sua funzionalizzazione. Abbiamo poi potuto determinare altri parametri come l'indice di cristallinità, la temperatura di transizione vetrosa e la temperatura di degradazione del polimero, soprattutto confrontandolo col poirossibutirrato, che è un poirosso alcanoato a catena corta, il cui comportamento è essenzialmente cristallino. Il nostro polimero ha rivelato un più basso indice di cristallizzazione, una più bassa temperatura di transizione vetrosa, così come una più bassa temperatura di degradazione, che ha evidenziato il comportamento amorfo del nostro polimero. Passando poi alle applicazioni del polimero ottenuto dall'olio dei fondi di caffè, possiamo descrivere il suo utilizzo all'interno di, è stato utilizzato come parte di una miscela fisica col poirossibutirrato per ottenere dei film di poliossalcanoati che siano elastici. Difatti, il solo poliossalcanoato porta dei film particolarmente fragili e rigidi per la sua elevata cristallinità. Diversamente, l'aggiunta del polimero aveva lo scopo di migliorare l'elasticità, in quanto il polimero con le sue lunghe catene laterali può migliorare i movimenti macromolecolari della matrice polimerica, in quanto crea spazio per questo, per i componenti della miscela. Quindi abbiamo valutato le proprietà meccaniche delle miscele ottenute al 10, 15 e 20% di polimero a catena media e l'analisi di queste proprietà ha rivelato che la presenza del polimero abbassa il modulo di Young e porta a un ben più alto allungamento alla rottura, che evidenzia una riduzione in rigidità. Questo comportamento è visibile fino alla concentrazione del 15%, diversamente al 20% osserviamo un comportamento di film pressoché differente, molto meno elastico, il che è probabilmente dovuto a un'irregolarità nella dispersione del polimero all'interno della matrice di poirossibutirrato. Sulla base di questi risultati e soprattutto sulla base dell'allungamento alla rottura, che è il parametro più significativamente diverso, abbiamo scelto la miscela al 10%, come matrice polimerica per ottenere dei film attivi, ovvero film di poirossalcanoati caricati con un composto obiettivo, nel nostro caso il timolo, scelto perché è un composto con una nota attività antiossidanti, quindi un composto modello e facilmente rivelabile. Abbiamo valutato questi film in termini di capacità di caricamento e attività antiossidante, film costituiti da due miscele che si differiscono per la presenza di timolo al 5 e 10%. La capacità di caricamento ha rivelato che gran parte del timolo è stato caricato dai film. Diversamente, osserviamo nell'attività antiossidante come questa non sia aumentata alla mentale della concentrazione di timolo aggiunta nei film, il che è probabilmente dovuto a un effetto di saturazione della matrice, per cui il timolo, soprattutto se concentrato in superficie dei film, ha dato incontro a una maggior tendenza a evaporare. Conclusione. Ho dimostrato come la frazione lipidica dei fondi di caffè sia una materia prima promettente per l'ottenimento di poliossalcanoati a catena media e che i processi di fermentazione messi a punto preliminarmente hanno consentito un accumulo di polimero sino al 50%. Questo polimero è risultato particolarmente interessante per ulteriori analisi che lo indirizzano verso una sua funzionalizzazione e utilizzo in miscele fisiche e la formulazione di miscele col PHB, polimero a catena media e timolo ha portato dei film con attività antiossidante che possono essere impiegati nel settore del packaging attivo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la presentazione. Domande da parte della Commissione? Allora, ho tre domande. Okay. La prima è, come usare il campo delle crescite Allora, allo 0,6% abbiamo la concentrazione più bassa di olio testata, di conseguenza abbiamo un substrato che evidentemente il microorganismo ha consumato e a fronte di questo consumo ha iniziato anche a degradare il polimero, per questo osserviamo un andamento differente rispetto alle altre concentrazioni di olio più alte. Questa? La condizione per il pulse era appunto di
settare diciamo, le condizioni per il nostro microorganismo che possa accumulare anzitutto biomassa e quindi una volta accumulata questa biomassa indirizzare il suo metabolismo verso l'accumulo del polimero. Evidentemente dobbiamo scegliere il corretto momento in cui aggiungere l'olio e magari anche modificare le concentrazioni a cui questo viene aggiunto, magari anche valutare l'azione del surfattante, valutare altri surfattanti. Ovviamente immagino che abbia anche lavorato per sé, può essere usata. Certo, l'abbiamo fatto come prova successiva alla tesi. L'altra cosa è voglio sapere, la composizione del polimero dipende da questo. Quando arriviamo, nel senso che se prendi la fermentazione, la composizione del polimero, quanto è importante? Allora, dobbiamo immaginare il polimero come un prodotto intracellulare, che è prodotto da un microorganismo che sa sintetizzarlo e sa anche degradarlo. Quindi vari parametri del polimero stesso possono variare a seconda proprio dei momenti della fermentazione. Quindi assolutamente non vi è una standardizzazione in termini di qualità del polimero ed infatti questo è il prerequisito per portare avanti in scala industriale il processo di produzione del polimero. Volevo sapere se l'intensità del polimero era influenzata dalla... Allora, noi abbiamo valutato l'omogeneità di film in presenza di timolo con una tecnica che non abbiamo riportato, con la microscopia a scansione elettronica. E ha effettivamente rivelato che il timolo può avere un effetto sulla matrice, magari aumentandone la porosità, ma al contempo abbiamo valutato anche le proprietà meccaniche di questi film e non si sono rivelate differenti rispetto alla miscela in assenza di timolo. Quindi abbiamo dato per buono, insomma, le sue proprietà. Della utilizzata per la produzione di il ricorso allo scarto di caffè, al fondo di caffè, hai riportato quei dati abbastanza importanti. Ti fa un'idea di qual è il fatto della logistica raccolta? Allora, sicuramente se vogliamo proprio immaginare una bioraffineria basata sui fondi di caffè è necessario valutare proprio la raccolta anzitutto perché i fondi di caffè non ci derivano solo dai bar e ristoranti ma anche dal consumo domestico di questa bevanda. Quindi la raccolta, poi indirizzarli a un punto che possa avere diciamo, un bacino largo che poi possa fornire abbastanza biomassa da tenere attivo una bioraffineria. Quindi questi parametri chiaramente vanno valutati, approfonditi, però noi ne abbiamo effettivamente tenuto conto, ma non abbiamo portati avanti. A parte di tutto c'è risultato. Altre domande? No, grazie. C'è una inversione dell'elenco proposto. Chiedo a Staiano di venire di accomodarsi. Buon pomeriggio. Il mio progetto di tesi si è concentrato sull'utilizzo della pianta del cardo come fonte rinnovabile per la produzione di bioplastiche. Le bioplastiche, a differenza delle plastiche tradizionali derivanti dal petrolio, possono essere polimeri bio-based e o biodegradabili. I polimeri che presentano entrambe le proprietà rappresentano l'opzione più sostenibile perché permettono di perseguire un approccio cradle to cradle in cui, come mostrato in figura, l'output della biodegradazione diventa l'input per la produzione dello stesso polimero entro un ragionevole lasso di tempo.
Tra i polimeri sia bio-based che biodegradabili troviamo i polidrossialcanoati. Questi sono una famiglia di poliesteri prodotti ed accumulati da una vasta gamma di batteri come riserva intracellulare di fonte di carbonio. In base al numero di atomi di carbonio presenti nel monomero, i polidrossialcanoati si dividono in tre classi, ciascuna con peculiari proprietà termiche e meccaniche, come precedentemente detto dalla mia collega. In generale, i polidrossialcanoati sono tra le bioplastiche più versatili, perché sono biodegradabili sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, sono polimeri bio-based, presentano un'elevata resistenza ai raggi UV e sono biocompatibili. Il principale ostacolo alla loro commercializzazione è dato dagli elevati costi di produzione. Infatti attualmente la ricerca è indirizzata verso la riduzione di questi ultimi. Una strategia per raggiungere tale scopo è l'utilizzo di biomasse a basso costo e rinnovabili come fonte di carbonio per la fermentazione microbica, tra cui le biomasse lignocellulosiche, come ad esempio il cardo. Questo lavoro di tesi si inserisce all'interno del progetto Cardigan, che è un progetto in collaborazione finanziato dal Ministero Italiano della Ricerca, che mira alla costruzione di una bioraffineria basata sulla pianta del cardo, quindi per valorizzarne tutte le parti. In generale il cardo è una pianta multiuso, fonte di fibre, oli e composti bioattivi, endemica delle aree del Mediterraneo. In particolare questo lavoro si concentrerà sulla valorizzazione delle radici di cardo, sede di accumulo di inulina da parte della pianta come fonte di carbonio di riserva. L'inulina è un polimero del fruttosio, largamente impiegato nell'industria alimentare e nella chimica verde, che però può essere utilizzata anche per ottenere zuccheri fermentabili, in particolare fruttosio, a valle della sua idrolisi da parte di una classe di enzimi chiamati inulinasi. In questo contesto si inserisce la mia tesi, il cui scopo è quindi valorizzare le radici di cardo ricche in inulina per la produzione di polidrossialcanoati tramite fermentazione microbica. In particolare, le attività si sono concentrate inizialmente sulla caratterizzazione delle biomasse disponibili, su cui sono stati messi a punto diversi protocolli per l'estrazione dell'inulina. L'inulina è stata poi caratterizzata e utilizzata come fonte di carbonio per la fermentazione microbica per la produzione di polidrossialcanoati. Infine, si sono esplorate diverse strategie per la valorizzazione del residuo lignocellulosico ottenuto a valle dell'estrazione dell'inulina in un'ottica di bioeconomia circolare. Per il primo obiettivo, le radici di cardo fornite da Novamont sono state caratterizzate in termini di carboidrati strutturali e lignina, attraverso il protocollo NREL. Le biomasse ci sono state fornite, raccolte in due periodi diversi dell'anno, primavera ed inverno, e in due anni diversi. Questi dati ci dimostrano che il contenuto di lignina e il contenuto glucidico delle biomasse dipende dalla stagionalità in cui sono appunto raccolte le piante. A questo punto le radici sono state sottoposte a due protocolli per l'estrazione dell'inulina, uno che prevede un passaggio in autoclave, quindi ad alte temperature e pressioni, un altro invece detto convenzionale a temperature più basse e pressione atmosferica. In entrambi i casi il solvente estrattivo utilizzato è l'acqua. Entrambi gli estratti sono stati trattati tramite diretta liofilizzazione oppure precipitazione con etanolo seguita da liofilizzazione. Questi estratti sono stati caratterizzati. In particolare, in termini di efficienza estrattiva, possiamo dire che i due metodi non comportano delle differenze sostanziali nel recupero dell'inulina dalle radici. D'altra parte, in termini di resa di recupero dell'inulina dall'estratto liquido, possiamo notare che la diretta liofilizzazione ci permette di ottenere un recupero molto maggiore rispetto alla precipitazione con etanolo. D'altra parte, in termini di purezza dell'estratto, possiamo dire che la precipitazione con etanolo ci permette di ottenere degli estratti molto più ricchi di inulina. Questi estratti sono stati caratterizzati ulteriormente tramite cromatografia a permeazione di gel, che ci ha permesso di stimare il peso molecolare dell'inulina e in particolare di capire che le radici di dicembre sono ricche di inulina ad alto peso molecolare, mentre quelle di maggio presentano un'abbondanza di inulina a peso molecolare medio. Inoltre, questa analisi ci ha permesso di capire che il metodo estrattivo non influenza il peso molecolare dell'inulina ottenuta a valle, ma è bensì il metodo di recupero, in particolare in la precipitazione con etanolo, che ci permette di ottenere un'inulina con peso molecolare medio più alto e più omogeneo. A questo punto, per procedere con i successivi esperimenti, sono state scelte le radici di maggio 2021, data la loro maggiore disponibilità in laboratorio dove ho condotto queste attività, ed è stato scelto come metodo estrattivo l'autoclave perché permette di lavorare con volumi più ridotti. Dato che l'inulina è un polisaccaride, la sua idrolisi in fruttosio è un prerequisito importante per la sua fermentazione.
Nel laboratorio dove sono state svolte queste attività era già presente un protocollo ottimizzato per l'idrolisi dell'inulina da parte di una miscela di inulinasi prodotta dal fungo Penicillium lanosaceruleum. In particolare, per evidenziare la purezza l'influenza della purezza dell'estratto sulla cinetica di idrolisi, sono stati confrontati l'estratto direttamente liofilizzato riportato a destra e quello precipitato con etanolo riportato a sinistra. Possiamo dire che nel caso dell'estratto precipitato con etanolo si ottiene una buona efficienza di idrolisi, che ci permette di ottenere quantità maggiori di 40 grammi litro di fruttosio già dopo 4 ore dall'inizio della reazione. Infine, questa reazione ci permette di ottenere il 97% di idrolisi dell'inulina totale presente nell'estratto. Al contrario, l'estratto direttamente liofilizzato presenta un comportamento peculiare, caratterizzato da un'alta concentrazione di fruttosio iniziale seguito da nessuna variazione sostanziale. Infatti, in questo caso, la resa di idrolisi risulta solo il 9%. Per proseguire con la messa a punto delle strategie fermentative, è stato scelto l'estratto precipitato con etanolo. Nonostante ciò, l'estratto direttamente liofilizzato potrà essere successivamente valorizzato con ulteriori ricerche attraverso, ad esempio, l'utilizzo prima degli zuccheri liberi e poi la successiva idrolisi dell'inulina restante. Quindi sull'estratto precipitato con etanolo sono state messe a punto due strategie fermentative. La prima di separata idrolisi e fermentazione, in cui la saccarificazione dell'inulina e la fermentazione del fruttosio ottenuto sono state condotte in due batch diversi. Invece, una simultanea saccarificazione e fermentazione è un processo one step. Per la fermentazione è stato scelto un microorganismo nativo produttore di polidrossibutirrato, Cupriavidus necator. I grafici dimostrano l'andamento del profilo della biomassa, del consumo di fruttosio e della produzione di polimero nelle due strategie fermentative. Possiamo notare che per la strategia di SHF, quindi separata idrolisi e fermentazione, il microorganismo risente di una fase di adattamento al terreno che dura circa 24 ore, seguito poi da un graduale aumento della biomassa fino ad arrivare a quasi 3 grammi litro a 120 ore dall'inoculo. Questo è accompagnato da una lieve riduzione nel fruttosio residuo e da uno scarso accumulo di polimero corrispondente a circa il 17% in peso alla fine della fermentazione. Al contrario, per l'SSF possiamo notare che il microorganismo non risente di una fase di adattamento alle condizioni di coltura, raggiungendo circa 5 grammi litro di biomassa dopo 96 ore dall'inoculo. In questo caso, in questa strategia, possiamo notare che il profilo del fruttosio riflette la simultaneità dei due processi, cioè il rilascio di fruttosio dovuto all'idrolisi dell'inulina e il suo consumo da parte del microorganismo. In questo caso, Cupriavidus necator è stato capace di raggiungere il 46% in peso di accumulo di polimero dopo 96 ore dall'inoculo. Questi risultati ci dimostrano che la fonte di carbonio utilizzata è utile per la produzione di polidrossibutirrato e che tra le due strategie esplorate la migliore è sicuramente l'SSF. A questo punto, in un'ottica di bioeconomia circolare, il residuo lignocellulosico a valle dell'estrazione dell'inulina può essere valorizzato. Questo è stato dimostrato dalla caratterizzazione in termini di carboidrati e lignina del residuo, che ci ha permesso di evidenziare ancora un elevato contenuto di zuccheri all'interno della biomassa, sebbene ci sia ancora un elevato contenuto di lignina. È riportato in letteratura che la lignina potrebbe abbassare le rese di saccarificazione per ottenere quindi zuccheri fermentabili e quindi possono essere utilizzate delle strategie per modificare la complessa struttura della lignina, tra cui la delignificazione. In questo caso abbiamo scelto una delignificazione enzimatica tramite l'utilizzo della laccasi POXA1B a differenti concentrazioni e in presenza o in assenza di mediatore, come già riportato per altre biomasse. Possiamo notare che in presenza di mediatore, riportato a destra come LMS, possiamo ottenere una riduzione della lignina totale di circa il 20%. A questo punto le biomasse sono state sottoposte ad un processo di saccarificazione per ottenere quindi gli zuccheri fermentabili attraverso l'utilizzo di una mix di cellulasi. In questo caso notiamo un lieve aumento degli zuccheri solubili, che però non corrisponde ad una sufficiente resa di saccarificazione. Infatti possiamo notare che in tutti i casi la resa di saccarificazione è inferiore al 10%. Inoltre, un'altra cosa che possiamo notare è che non vi è una differenza sostanziale tra i campioni trattati con laccasi e non, indice del fatto che la solubilizzazione degli zuccheri non è dovuta ad un effetto della delignificazione.
In conclusione, possiamo dire che questo lavoro ci ha permesso di evidenziare le differenze delle biomasse raccolte in differenti stagioni. Sono stati messi a punto diversi protocolli per l'estrazione e il recupero dell'inulina, arrivando alla conclusione che la precipitazione con solvente, in particolare etanolo, ci permette di ottenere un'inulina con un peso molecolare più alto e più omogeneo. Abbiamo dimostrato che l'estratto di radici di cardo può essere utilizzato come fonte di carbonio per la fermentazione microbica e abbiamo prodotto il 46% in peso di polidrossibutirrato nella strategia di SSF. Infine, abbiamo dimostrato anche che il residuo lignocellulosico a valle dell'estrazione dell'inulina è ancora una risorsa, sebbene ci sia bisogno di ulteriori strategie per poterlo valorizzare al meglio. Grazie per l'attenzione. Allora, ritorniamo all'idrolisi dell'inulina. Come ti spieghi la bassa resa di idrolisi dell'inulina? L'elevata concentrazione di zuccheri è riportato ad avere un effetto inibitorio sull'attività delle inulinasi, per cui ce lo spieghiamo con un'inibizione da substrato. Perché non avete pensato di utilizzarlo come prima? Ci abbiamo provato, ma in realtà non sono stati ottenuti grandi risultati, quindi per semplificare il lavoro e anche velocizzarlo un po', abbiamo preferito utilizzare l'estratto precipitato con etanolo, che ci permetteva anche di confrontare i nostri risultati con quelli ottenuti da inulina pura. Invece per la fermentazione, quale è la maggiore criticità nel campo del SHF? Dunque, l'SHF fornisce al microorganismo tutto il fruttosio tutto insieme, quindi è possibile che il microorganismo, data anche la fase di adattamento al terreno, abbia risentito di un effetto di inibizione da substrato dovuto al troppo zucchero. Nel caso dell'SSF il fruttosio viene fornito poco per volta perché dipende dalla velocità con cui l'inulinasi riesce a idrolizzare l'inulina. Per cui c'è questo bilancio tra fruttosio prodotto dall'idrolisi dell'inulina e fruttosio consumato dal microorganismo. Avete provato un SHF? No. Non ancora, ma è una strategia che perseguiremo. Invece per quanto riguarda proprio l'ultimo argomento di cui hai parlato, proprio per un totale recupero delle radici. Che strategie ipotizzi per riuscire a recuperare Si possono provare sicuramente altri protocolli per la delignificazione delle biomasse, perché comunque anche sempre bio. Si possono utilizzare ad esempio delle strategie di delignificazione tramite ultrasuoni, acqua e ultrasuoni, oppure l'utilizzo di altre laccasi. Ci sono tantissime strategie per l'estrazione dell'inulina. I solventi DES, ad esempio. No, per la lignina, per estrarre la lignina dalle radici per poi fare la saccarificazione con le cellulasi. Sì, ci sono tantissimi protocolli per l'estrazione della lignina. Quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, sì. Okay, sul SSF, sì. A questo punto la concentrazione del polimero diminuisce. Ora non so quanto sia la situazione dell'errore, abbastanza significativa. Sì. Questo è il risultato di una sola prova o sono prove? No, sono prove in triplicato. Prove in triplicato. È dovuto molto probabilmente all'assenza di fruttosio residuo nel mezzo, perché vediamo che a 96 ore il fruttosio residuo è praticamente zero. Quindi il microorganismo si trova in affamamento e quindi inizia a consumare il polimero, perché comunque per lui è una fonte di carbonio di riserva, quindi in assenza di carbonio consuma il polimero. Al momento giusto, esatto. Altre domande? No. Allora, sempre nella richiesta di modifica, ora abbiamo Romano.
Buon pomeriggio, io sono Domenico Romano e oggi vi parlerò del mio progetto di tesi incentrato sull'ottimizzazione di sistemi di espressione psicrofili e delle condizioni di crescita per la produzione di proteine ricombinanti in Pseudoalteromonas aloplantis TAC125. L'espressione di proteine ricombinanti avviene generalmente in microrganismi mesofili, su tutti Escherichia coli, per una serie di vantaggi che sono ben conosciuti, come la facile manipolazione, la crescita piuttosto rapida in terreni di coltura particolarmente poco dispendiosi, e inoltre al genoma perfettamente conosciuto e annotato. I svantaggi sono però legati al folding improprio, alla degradazione proteolitica e alla produzione in forma insolubile dei prodotti ricombinanti. Per questi motivi è necessario avere una valida alternativa all'espressione di proteine ricombinanti in organismi mesofili, e una di queste potrebbe essere Pseudoalteromonas aloplantis TAC125, un batterio gram negativo isolato nelle acque costiere dell'Antartico e per via delle condizioni ambientali estreme in cui si è dovuto sviluppare, è dotato di un sistema di trascrizione e traduzione estremamente efficace anche a freddo. Inoltre, cresce in un range di temperature particolarmente ampio, con un optimum di crescita a 15 gradi, e sono stati ideati diversi sistemi di espressione particolarmente validi per questo microorganismo, che lo rendono un'alternativa piuttosto versatile e, per la produzione di proteine ricombinanti agli organismi mesofili. In particolare, in questo progetto di tesi è stato impiegato un ceppo ingegnerizzato di TAC125 denominato KRPL-LACY, per via della gene della lattosiopermeasi di Escherichia coli di cui è dotato, ed ha anche il gene tronco della lomproteasi. Nel mio progetto di tesi ho valutato principalmente due tipi di vettori. Il primo, PMAB, un vettore a basso numero di copie dotato dei geni regolatori dell'operone del galattosio, e all'interno di questo vettore è stata valutata l'espressione del gene di M. Scarlet, codificante per una red fluorescent protein di 28 kDa e mezzo. Gli altri vettori valutati invece sono stati vettori PAT, essenzialmente differenti dal precedente. Sono vettori ad alto numero di copie, dotati dei geni regolatori dell'operone del lattosio sono dotati della sequenza Schoenberg-Gabner derivata dal gene della triptofano sintetasi. All'interno di questo vettore sono state valutate le espressioni di tre geni codificanti proteine fluorescenti: M. Scarlet, già precedentemente descritto, M. Scarlet T, differente dal precedente soltanto per una singola sostituzione aminoacidica che conferisce al prodotto una maturazione più veloce, ed ILOV, codificante per una green fluorescent protein di 10 kDa. Il progetto di tesi si è suddiviso essenzialmente in tre punti principali. In prima analisi mi sono concentrato sull'ottimizzazione del sistema di espressione PMAB a basso numero di copie, ho poi valutato le performance dei vettori di espressione PAT, e infine mi sono concentrato sulla variazione della formulazione del terreno di coltura per ottimizzare la produzione di M. Scarlet. La prima operazione che è stata effettuata per ottimizzare il vettore è stata clonare un'origine ad alto numero di copie mutata chiamata B40 all'interno del vettore PMAB. È stato così costruito il vettore PB40MAB. Per quanto riguarda il clonaggio del gene reporter M. Scarlet, è stato necessario effettuare una doppia idrolisi con NC1 e SAC1. In particolare, il sito di restrizione NC1 si trova a monte del tag di stidine situato all'N terminale del gene, ma questo sito di restrizione è assente sul vettore PB40MAB, per cui con un approccio di PCR mutagenica è stata effettuata una conversione sul vettore PB40MAB del sito di restrizione NDE1 in NCO1, ma questa modifica, fatta tal quale, avrebbe ridotto la sequenza spaziatrice da 10 a 9 nucleotidi. Per questo motivo è stata aggiunta una timina a monte del sito di restrizione neoformato, in maniera da ripristinare la lunghezza dello spacer originaria. È stato quindi possibile clonare M. Scarlet in PB40MAB e PMAB per ottenere PB40MAB M. Scarlet e PMAB M. Scarlet, per avere un termine di paragone e vedere quanto la B40 implementasse le rese di produzione. I vettori sono quindi stati trasferiti nel ceppo di interesse KRPL-LACY le cellule sono state cresciute a 15 gradi in GG ed indotte con 10 millimolari di galattosio nella fase esponenziale. Sono stati poi prelevati post-induzione i pellet a 4, 8 e 24 ore da 2OD per effettuare le analisi spettroflorimetriche, e dai risultati ottenuti si evince che la B40 non ha
scusate. La B40 non ha conferito i vantaggi sperati, in quanto la fluorescenza del sistema PB40 MAB M Scarlet è praticamente indistinguibile da quella di PMAB M Scarlet. Poi passato alla valutazione dei sistemi di espressione PAT, e il primo ad essere valutato è stato PAT ILOB. Il sistema è stato trasferito alle cellule di interesse cresciute nelle medesime condizioni di prima, indotte questa volta con 5 millimolari di PTG nella fase esponenziale. Sono stati prelevati analogamente i pellet a 4, 8, 31 ore e mezza post-induzione e sono state effettuate le analisi spettroflorimetriche. In questo caso abbiamo ottenuto dei risultati positivi in quanto la fluorescenza aumenta nel tempo e i valori a 31 ore e mezzo sono di due ordini di grandezza superiori a quelle precedenti. Ho poi valutato i vettori M Scarlet T ed M Scarlet. Va però detto che la produzione di queste due proteine è stata sempre valutata in organismi mesofili cresciuti quindi a temperature superiori a 30 gradi. Per cui abbiamo ritenuto opportuno condurre due crescite preliminari in Escherichia coli, una a 37 gradi e una a 15 gradi post-induzione, per vedere quale fosse l'effetto della temperatura sui due prodotti. Le crescite sono avvenute in LB a 37 gradi e a 15 gradi post-induzione e sono stati prelevati pellet a diverse tempistiche. Nel caso della crescita a 37 gradi, sono stati prelevati pellet ad 1-4 ore. E in questo caso riusciamo ad evidenziare come M Scarlet T maturi più velocemente rispetto ad M Scarlet, esibendo una fluorescenza sempre più elevata. Per quanto riguarda invece la crescita condotta a 15 gradi post-induzione, sono stati prelevati pellet da 3, 6 e 24 ore e in questo caso possiamo vedere che M Scarlet T ed M Scarlet hanno praticamente la medesima fluorescenza, esibiscono quindi lo stesso comportamento. I vettori sono quindi stati trasferiti nelle cellule di interesse KRPL e LACY e cresciute in GG10-10. E in questo caso vengono confermati i risultati precedenti in quanto vediamo che M Scarlet T ed M Scarlet esibiscono la medesima fluorescenza. Quindi si può dire che a temperature intorno ai 15 gradi questa proteina non matura precocemente rispetto ad M Scarlet. Sono state condotte le analisi di Western blot per confermare la produzione e di fatti riusciamo a vedere come le proteine vengano prodotte e si accumulino nel tempo. L'ultima analisi mi sono concentrato sulla ottimizzazione del terreno di coltura per aumentare le rese di produzione di PAT M Scarlet e le condizioni di crescita sono state quattro. Una condotta in GG10-10, il terreno finora utilizzato per la crescita di TAC 125, e altre tre invece in 5-5GG, il medesimo terreno ma con le fonti di carbonio dimezzate. In particolare, in due di queste crescite sono stati aggiunti nutrienti maltosio e galattosio in concentrazione di 30 millimolari, perché in base ad un modello metabolico che è stato redatto per la implementazione della produttività di una proteina umana, di una proteina chinasi umana in TAC 125, questi due nutrienti sono risultati particolarmente promettenti. Sono quindi state valutate le crescite nelle differenti condizioni e dalle fluorescenze si può evincere che il terreno 5-5GG abbia il miglior impatto sull'intensità di fluorescenza. Per quanto riguarda invece il terreno in cui è stato addizionato il galattosio, si può osservare che agisce da debole induttore, in quanto il campione non indotto ha una fluorescenza assolutamente non trascurabile, probabilmente per delle analogie strutturali con l'IPTG. Per quanto riguarda invece il maltosio, non si sono osservati dei risultati positivi, probabilmente perché il modello era ottimizzato appunto per la proteina CDKL5 e quindi il maltosio non ha avuto un riscontro positivo. Sono quindi state fatte in ultimo delle valutazioni sulla solubilità del prodotto e quindi è stato recuperato il pellet a 32 ore del campione della crescita che ha esibito la miglior fluorescenza, quindi quella in 5-5GG. Il pellet è stato sottoposto all'ISI chimica e sono state separate le frazioni solubili ed insolubili per sottoporle ad analisi spettroflorimetrica. La nostra idea era che se la proteina fosse stata prodotta in una forma completamente solubile, avremmo osservato una fluorescenza molto elevata appunto in questa frazione, mentre sarebbe stata piuttosto bassa e trascurabile nella frazione insolubile. E difatti così è stato. Dalle analisi di fluorescenza si può vedere come la frazione solubile dell'indotto sia particolarmente elevata, mentre quella dell'insolubile sia praticamente trascurabile.
conclusione si può dire che le migliorie che dovevano essere apportate dalla B40 nel sistema di espressione PMAB non sono state osservate, quindi probabilmente o il problema non era relativo al numero di copie dei plasmidi o le conversioni effettuate per PCR hanno alterato l'assetto del vettore. Per quanto riguarda invece i sistemi di espressione PAT, abbiamo ottenuto i migliori risultati. Quindi sono state prodotte con successo 3 proteine fluorescenti e i migliori risultati sono stati ottenuti con Pattern Scarlet. Per quanto riguarda invece le condizioni di crescita, il 5-5GG sembra essere il terreno più promettente per la crescita di Pattern Scarlet. È stato interessante osservare come il galattosio abbia agito da debole induttore. La proteina viene prodotta inoltre in una forma completamente solubile, come si può evincere dalle analisi spettrofluorimetriche. Grazie per l'attenzione. Mi sarò persa, diciamo, nel seguito. Se tu dovessi consultare due sistemi, il vettore PMAB e PMAB, quale dei due? Assolutamente il sistema PAT. Abbiamo dei risultati relativi alla fluorescenza, anche questo per esempio, anche di 3 ordini di grandezza superiori in quanto a fluorescenza. Mentre se si osserva il vettore PMAB, un attimo all'inizio, scusate. La fluorescenza è particolarmente bassa. Inoltre, si può osservare come il sistema indotto da quello non indotto sia praticamente indistinguibile, esibiscono la medesima fluorescenza, quindi non abbiamo avuto dei risultati soddisfacenti tramite utilizzando questa vettura. Immagine? Le ultime in prossimità delle lenze 7-8 sono probabilmente degradazione al C-terminale. Non ho capito? No, l'instag è all'N-terminale, altrimenti non avremmo potuto condurre l'analisi. Sì, ma l'instag è all'N-terminale, mentre quello è degradazione probabilmente al C-terminale. Sì. Abbiamo altre domande? Grazie. Ora abbiamo Elardo Deborah. Buonasera, durante il mio progetto di tesi mi sono occupata della produzione di proteine combinanti nel biofilm di Pseudopteromonas alla planta STAC 125. Questo microrganismo si distingue come ospite non convenzionale per la produzione di proteine ricombinanti grazie alla sua capacità di crescere in un'ampia range di temperature, raggiungere elevate densità cellulari, infatti già ad oggi utilizzato per la produzione delle proteine ricombinanti che ho riportato in slide. Inoltre è anche un produttore di biofilm, quindi si ritrova in ambiente come consorzio microbico in cui le cellule sono circondate da una matrice autoprodotta di natura polisaccaridica. In particolare è stato dimostrato che questo microrganismo è capace di produrre uno spesso biofilm all'interfaccia aria-liquido e quindi l'idea è stata quella di utilizzare questa sua capacità per allestire un processo di produzione di proteine biofilm-based. Nonostante non sia un processo ben consolidato, questo processo presenta diversi vantaggi, tra cui un'elevata stabilità operazionale, permette di ottenere elevate rese e inoltre in letteratura è riportato che la condizione il biofilm aumenti la stabilità plasmidica. E inoltre il fatto che le cellule in biofilm siano fisiologicamente differenti da quelle che si ritrovano in plantonico, questo apre
diciamo, la possibilità di utilizzare questo microrganismo per la produzione di proteine specifiche. Come tutti i processi, anche questo presenta degli svantaggi, principalmente correlati all'impossibilità di controllare la struttura del biofilm, cosa che potrebbe andare a limitare il trasferimento di ossigeno e nutrienti all'interno di esso. Ed inoltre si riscontrano difficoltà nel processo di recupero dei prodotti intracellulari. Quindi il mio progetto si è evoluto in modo da andare a verificare l'effettiva possibilità di poter produrre proteine ricombinanti nel biofilm di TAC, ottimizzare le condizioni di crescita e produzione e andare a costruire dei sistemi che fossero dei biofilm specifici. Anch'io, come il mio collega, ho utilizzato come ceppo KRPL e LACY nel sistema PAT per l'espressione di queste proteine, quindi ho utilizzato un sistema PTG inducibile per l'espressione delle proteine reporter GFP e M-Scarlet. Le performance dei sistemi sono stati valutati prima in plantonico, crescendo i ceppi in terreno GG. La produzione è poi stata indotta con il PTG e tramite l'analisi di fluorescenza sui campioni da 2D è stato possibile verificare l'effettiva produzione delle proteine. Questa poi è stata anche verificata tramite l'allestimento di produzioni in biofilm secondo delle metodologie messa a punto in precedenza, e dopo 96 ore le analisi di fluorescenza hanno confermato la produzione della proteina. È stato inoltre effettuato un Western Blot Antis per verificare la qualità dei prodotti ottenuti, e in particolare si è potuto osservare che per quanto riguarda la proteina M-Scarlet, che voi rivedete nella seconda e terza lane, la forma ottenuta, cioè il prodotto ottenuto in condizione di biofilm nella seconda lane, presenta un numero di forme tronche inferiore a quello del campione ottenuto in plantonico. Mentre per quanto riguarda le ultime due bande che potete osservare, quelle sono inerenti ai campioni di GFP ottenuti rispettivamente in biofilm e plantonico. In questo caso sembra che la proteina non risenta del cambio di condizione. Un'altra, ovviamente nell'ottica di una produzione industriale si è cercata anche di verificare quali fossero le condizioni ottimali anche nell'ottica di una riduzione dei costi. Quindi è stato verificato l'effetto della riduzione delle concentrazioni di carbonio e l'eliminazione dell'antibiotico nel terreno di coltura, ed è stato possibile osservare che la riduzione delle fonti di carbonio induce anche addirittura un aumento del biofilm prodotto, mentre l'assenza di antibiotico non va a influire sul processo di formazione di biofilm. E queste condizioni sono state utilizzate per la produzione della sola proteina M-Scarlet, in quanto questa rispetto alla GFP emette in un range dello spettro luminoso in cui l'epifluorescenza del microrganismo utilizzato è quasi assente. E nonostante la riduzione delle fonti di carbonio e l'assenza di antibiotico, si è ottenuta un'intensità di fluorescenza rilevata paragonabile a quella rilevata in precedenza. La produzione è stata poi verificata tramite analisi al confocale e inoltre è stato possibile andare a definire la localizzazione spaziale delle cellule produttrici. Nella prima immagine è rappresentato il campione in cui la produzione non è stata indotta con aggiunta di PTG e l'assenza di fluorescenza sta a indicare che il sistema da noi utilizzato è ben represso. Invece nella seconda immagine possiamo osservare invece la biomassa produttrice, ovvero le cellule che sono effettivamente capaci di produrre la nostra proteina fluorescente, mentre nella terza figura possiamo osservare il biofilm totale, la biomassa totale, e inoltre si può notare che la biomassa produttrice è localizzata sulla sommità del panetto di biofilm, dove probabilmente la concentrazione di ossigeno che è necessario per la maturazione del fluoroforo è maggiore e più facilmente accessibile.
Un altro punto del mio progetto era quello di costruire dei sistemi di espressione biofilm specifici. E per quanto riguarda la condizione di biofilm, questa è molto diffusa nei batteri, e, però i meccanismi che innescano e inducono lo sviluppo di questo fenomeno non sono ben chiari. Dalla letteratura si evince che due fattori sono caratteristici di questa condizione, il CDGMP e i pili di tipo 4. Per quanto riguarda il CDGMP, è un segnale molecolare abbondante nelle cellule che vivono in condizioni sessili. E inoltre questa molecola è capace di interagire con dei domini proteici altamente conservati nei batteri gram-negativi. Delle analisi in silico hanno permesso di verificare il genoma di TAC e la presenza di geni codificanti per proteine aventi questi domini, e l'attenzione è stata focalizzata su due geni, PSHA 2620 e 2621, codificanti per proteine coinvolte in un sistema sensore a due componenti. Le putative sequenze promotrici a monte di questi geni sono state poi amplificate e clonate nel sistema PAT a monte della sequenza codificante per la proteina M-Scarlet, e i vettori così ottenuti mobilizzati all'interno del ceppo KRP LAPY. Per quanto riguarda invece il secondo fattore, ovvero i pili di tipo 4, questi promuovono la formazione delle microcolonie tramite l'interazione con le superfici. E lo studio effettuato su genomi di organismi modello ha permesso di capire che il locus genico associato ai pili è strutturato in due peroni, legato diciamo, ai processi di secrezione del pilo e l'altro al processo di biogenesi. Questi geni sono stati, tramite analisi in silico, riscontrati anche nel genoma di TAC, e l'attenzione è stata focalizzata sui geni MSHB ed MSHA. E le putative sequenze promotrici a monte di questi geni sono state anch'esse amplificate, clonate all'interno del sistema PAT a monte di M-Scarlet e poi mobilizzate all'interno del ceppo KRPL-LACY. Le performance di questi sistemi sono state prima valutate in plantonico, e ciò che si è potuto osservare è che il sistema che presenta la putativa sequenza promotrice a monte del gene 2620 è quello che mette una fluorescenza maggiore rispetto agli altri, e l'attività di questi sistemi è stata poi verificata anche al confocale. Anche i dati al confocale confermano i dati che abbiamo ottenuto dalle analisi precedenti, ma sembrerebbe quindi che però questo sistema sia positivamente regolato dal biofilm. Quindi, in conclusione, è stato possibile verificare la produzione di proteine, di questo tipo di proteine in biofilm di TAC, sono state identificate le condizioni ottimali per la produzione delle proteine e sono stati costruiti dei sistemi regolati dal biofilm. Grazie. Definito un po' meglio le condizioni di studio plantonico, biofilm e sessile. Ok, allora la condizione sessile o di biofilm sono sinonimi tra loro. In queste condizioni le cellule sono immobilizzate all'interno di una matrice autoprodotta dal microorganismo, e le cellule quindi sono immobilizzate, mentre nello stato plantonico le cellule sono libere di muoversi all'interno dell'ambiente. Riguarda questa proteina stata, volevo sapere qual è la tua funzione biologica? La proteina da cui è stata da cui deriva Scarlet è naturalmente prodotta da un corallo, la discosoma. Quanto portato quindi recente rispetto alla sì. Altre domande? Sì. Sì. Ah, sì.
Allora, per quanto riguarda il calcolatore, è un'eccitazione di 453 nanometri, mentre l'emissione 433. Mentre per la proteina di Scarlett l'eccitazione è di 569 e l'emissione di 590. No, perché forse per la prima posizione deve essere 433 e l'emissione di fluorescenza sono state ottenute tramite analisi allo spettrofiorimetro. Noi abbiamo utilizzato campioni da VD. In generale, abbiamo mantenuto costante l'analisi di campioni da VOD e per quanto riguarda la riduzione in plantonico e per quella in biofilm. Grazie. Nella sequenza delle attività di ricerca, chiedo al Bruno Piano. Buonasera, mi chiamo Luciano Cocurullo e oggi vi presenterò il mio progetto di tesi che parla appunto dello sfruttamento del modello metabolico di Pseudomonas aeruginosa STAC 125 per lo sviluppo di un terreno di coltura migliorato per la produzione ricombinante di CDTL5. Allora, la Human Cyclin Dependent Kinase LAC5 è una serinthreonine kinasi che svolge un ruolo importante nei processi di formazione e maturazione neuronale. Mutazioni patogene nel gene codificante tale proteina sono associate al disordine e alla deficienza da CDKL5. L'interesse per la produzione ricombinante di tale proteina è legato alla sua caratterizzazione strutturale e funzionale, nonché alla necessità di mettere a punto delle strategie terapeutiche come la terapia enzimatica sostitutiva. Tuttavia si tratta di una proteina difficile da produrre per una serie di caratteristiche anche intrinseche alla sua struttura, in quanto si tratta di una proteina che contiene un dominio intrinsecamente disordinato e pertanto si riscontrano dei problemi nella produzione in ospiti convenzionali sia procarioti che eucarioti. In questo contesto, Pseudomonas aeruginosa STAC 125 è l'unico ospite procariotico nel quale la proteina è stata ottenuta in forma attiva e integra. Al mio arrivo nel laboratorio della professoressa Tutino era già stato sviluppato un sistema di espressione per CDKL5 basato sull'utilizzo di un ceppo ingegnerizzato noto come KRPL-LACY e di un vettore ad alto numero di copie inducibile dai PTG e con un assetto bicistronico. Ora qui riporto una rappresentazione schematica del costrutto che era stato messo a punto. Possiamo dire che la proteina presenta all'N-terminale un tag di stidine, il tag di solubilità sumo e il peptide TATK, mentre al C-terminale è presente un 3X tag plug. La condizione ottimale di produzione che era stata ottenuta al tempo era stata appunto osservata andando ad indurre l'espressione ricombinante con 5 millimolari PTG nella tarda fase esponenziale in cellule cresciute a 15 gradi in terreno GG1010 contenente quindi 10 grammi di gluconato e di glutammato e la biomassa andava poi recuperata circa 4 ore dopo l'induzione. Tuttavia i livelli di produzione raggiunti comportavano uno stress metabolico per il microorganismo e inoltre non si riusciva ad ottenere un ulteriore incremento delle rese di produzione. Una possibile soluzione a questo problema è stato offerto la disponibilità del modello metabolico di TAC 125 che grazie alla collaborazione con il gruppo di ricerca del professor Marco Fondi è stato esteso per in modo tale che tenesse conto della produzione ricombinante e quindi dell'effetto che questa ha sul metabolismo dell'ospite. I limiti del modello sono stati poi definiti sulla base dei dati di consumo dei substrati in un terreno contenente 5 grammi litro di glutammato e gluconato, noto come GG55, ma al quale farò riferimento dell'in avanti semplicemente come terreno GG.
Il modello metabolico ottenuto è stato quindi utilizzato per andare ad identificare delle potenziali fonti di carbonio da aggiungere al terreno GG che potessero quindi determinare un incremento dei livelli di produzione di CDKL5. In questo istogramma sono riportati i potenziali nutrienti identificati e questo riporta sull'asse delle Y il logaritmo del fall change del flusso di produzione di CDKL5. In questo contesto lo scopo della mia tesi era quello di andare a mettere a punto un terreno di coltura ottimizzato per la produzione ricombinante di CDKL5 in KRPL LACY, sfruttando i dati provenienti dalle simulazioni del modello metabolico. Tra i nutrienti suggeriti mi sono focalizzata su malato, aspartato, maltosio e galattosio. In una prima fase mi ho valutato l'effetto sulla crescita del microorganismo per poi andare a valutare l'influenza dei nutrienti più promettenti sui livelli di produzione. I dati raccolti in queste fasi verranno poi utilizzati per migliorare le capacità predittive del modello stesso. Nell'ultima fase, infine, sono andata ad analizzare la solubilità e quindi la qualità della proteina prodotta. Come ho detto, inizialmente ho valutato le performance di crescita di KRPL LACY in presenza di malato, aspartato, maltosio e galattosio. Pertanto il microorganismo è stato cresciuto a 15 gradi in presenza di in terreno GG supplementato con l'agente selettivo, il clonanfenicolo, e il nutriente selezionato ad una concentrazione finale di 30 millimolare. Una prima variabile di processo presa in considerazione è stata il preadattamento delle colture ai terreni messi a punto, pertanto ovvero quindi l'aggiunta del nutriente a partire dal pre-inoculo che normalmente viene condotto soltanto in terreno GG. Quindi valutato se questo step potesse avere un effetto sulla crescita del microorganismo. Dopodiché sono stati effettuati degli esperimenti di produzione che mi hanno permesso di verificare la sintesi di CDKL5 in tutte le condizioni analizzate e che quindi l'aggiunta di nutrienti al terreno di coltura non interferisse con il sistema di espressione. Per brevità descrivo soltanto i risultati più rilevanti ottenuti, in particolare in questa slide riporto le curve di crescita di KRPL e LACY ottenute a partire da colture non preadattate in grigio, preadattate in grigio e preadattate ai nutrienti in arancione, le confronto al controllo negativo, ovvero la crescita in GG. Possiamo notare che l'aggiunta di malato al terreno di coltura influisce negativamente sulla crescita del microorganismo, tant'è che la velocità specifica di crescita risulta essere la più bassa registrata. Sebbene vi sia un miglioramento grazie allo step di preadattamento, le performance non sono comunque paragonabili al controllo. Per quanto riguarda invece l'aspartato, la sua aggiunta al terreno di coltura non va ad influire significativamente sulla crescita, pertanto questi nutrienti sono stati scartati. La velocità invece specifica di crescita in presenza di maltosio risulta invece essere la più alta registrata, inoltre l'aggiunta di questo nutriente al terreno di coltura ci consente di ottenere un vantaggio in termini di biomassa nelle prime circa 20 ore dopo l'inoculo, un vantaggio che reso ancora più evidente dallo step di preadattamento. Anche il galattosio ci consente di avere questo tipo di vantaggio nella stessa fase di crescita, ma soltanto se le cellule vengono preadattate al terreno di coltura. Alla luce dei dati raccolti, ho selezionato per le fasi successive del mio progetto proprio quindi il maltosio e il galattosio che conferiscono i migliori vantaggi in termini di crescita. Nella fase successiva sono andata ad analizzare invece ad ottimizzare la produzione ricombinante di CDKL5 nei terreni selezionati, focalizzandomi sull'individuazione della fase di induzione più opportuna, pertanto ho effettuato 3 esperimenti separati che differiscono per la fase di induzione, ovvero tarda, media o inizio della fase esponenziale, e per ciascuna condizione ho preso in considerazione diversi tempi di recupero della proteina, raccogliendo pellet 4, 8 e 24 ore dopo l'induzione. Dalle analisi delle curve di crescita degli estratti cellulari totali sono emerse alcune caratteristiche peculiari dei singoli nutrienti. In particolare per quanto riguarda il galattosio, l'effetto positivo sulla crescita che era stato precedentemente osservato non è più stato registrato, ma è invece emerso il suo ruolo come induttore nel sistema di espressione psicrofilo utilizzato. Qui riporto uno dei Western blot che ho effettuato, in cui è possibile vedere una banda relativa alla proteina ricombinante in un estratto cellulare derivante da appunto colture non indotte.
Per quanto riguarda invece il maltosio, l'aspetto più interessante è che l'aggiunta di questo nutriente al terreno di coltura consente al microorganismo di superare il carico metabolico associato alla produzione ricombinante, e questo è visibile dalle curve che ho riportato, paragonando appunto le curve di crescita in presenza e in assenza di induzione. Vale inoltre la pena notare che in questa condizione la concentrazione cellulare necessaria all'induzione viene raggiunta circa 5 ore prima rispetto al controllo, garantendo quindi un incremento della produttività del processo. I migliori risultati invece dal punto di vista dei livelli di produzione sono stati ottenuti nei momenti in cui la produzione ricombinante è stata indotta nella tarda fase esponenziale. Pertanto i campioni che sono stati raccolti 4, 8 e 24 ore dopo l'induzione sono stati analizzati tramite un Western blot quantitativo con anticorpo anti-CDKL5 e l'istogramma che deriva dall'analisi dell'immagine che mostro qui presenta sull'asse delle Y il fold change, ovvero l'incremento della quantità di proteina ricombinante rispetto al controllo, che in questo caso è rappresentato da un estratto totale derivante da cellule cresciute in terreno GG e raccolte 4 ore dopo l'induzione. Possiamo notare che in presenza di entrambi gli additivi abbiamo un incremento dei livelli di produzione di circa 2 volte, con un sostanziale accumulo della proteina 24 ore dopo l'induzione in presenza di galattosio, ma questo potrebbe essere semplicemente l'effetto di un il risultato è un effetto additivo tra IPTG e galattosio, visto il suo ruolo come induttore. Questi dati ci portano quindi a pensare che il maltosio sia il nutriente più efficace tra quelli analizzati, proprio perché oltre ai vantaggi positivi che ho precedentemente descritto, consente anche di avere un incremento dei livelli di produzione di circa 2 volte. Nell'ultima fase ho poi effettuato una quantificazione relativa della proteina solubile, in particolare i pellet cellulari raccolti a diversi tempi dopo l'induzione sono stati lisati e le frazioni solubili sono state analizzate tramite Western blot quantitativo con anticorpo anti-CDKL5. Qui riporto l'istogramma ottenuto in confronto a quello precedente relativo ai livelli di produzione. Possiamo notare che in presenza di maltosio la proteina risulta essere solubile fino a 24 ore dopo l'induzione, tuttavia l'incremento della quantità di proteina che era stato osservato precedentemente, quindi dall'analisi degli estratti totali, non corrisponde ad un incremento della proteina solubile. Analogamente la solubilità di CDKL5 prodotta in presenza di galattosio è paragonabile al controllo e nella condizione di maggiore accumulo, quindi 24 ore dopo l'induzione, la proteina non viene rilevata nella frazione solubile. Questo comportamento inaspettato potrebbe essere correlato ad un fenomeno di separazione di fase liquido-liquido e infatti vi sono comunque degli indizi a favore di questa ipotesi, anche se deve essere comunque verificata sperimentalmente. Innanzitutto le proteine che contengono del dominio delle regioni intrinsecamente disordinate come CDKL5 sono in genere soggette a questa tipologia di processi che in quanto la formazione degli aggregati coinvolge proprio le regioni non strutturate. Inoltre si tratta di un processo concentrazione dipendente, ovvero che avviene nel momento in cui all'interno della cellula si supera una certa concentrazione critica ed effettivamente all'interno dei miei esperimenti sembra essersi raggiunta una soglia di solubilità. In conclusione possiamo dire che il modello metabolico ci ha permesso di individuare un nutriente, il maltosio, che aggiunto al terreno di coltura ci permette di superare i limiti del sistema di espressione, ovvero di superare il carico metabolico e di ottenere un incremento della produttività e dei livelli di produzione nei momenti in cui l'espressione viene indotta nella tarda fase esponenziale, ma il mio progetto ha anche evidenziato una nuova criticità, un nuovo collo di bottiglia del processo rappresentato dalla solubilità della proteina, e a tal proposito si potrà agire su due fronti, ovvero si andranno a studiare i meccanismi alla base dell'insolubilità della proteina e si potrebbe pensare ad andare a modulare la concentrazione dell'induttore. Grazie per l'attenzione. Ok.
Ok, sì, la scelta è stata effettuata in base a una serie di parametri. Innanzitutto, ovviamente, la predizione dell'incremento di livelli di produzione, quindi CDKL5, la disponibilità di dati pregressi rispetto ai nutrienti, poiché in passato alcuni dei nutrienti che ho scelto sono stati testati sebbene con finalità differenti, ma anche semplicemente la disponibilità materiale dei nutrienti in laboratorio e quindi la fattibilità del processo. Sì, allora non li ho riportati tutti per una questione di brevità, quindi ho riportato quelli più rilevanti. Per quanto riguarda le curve di crescita, i risultati sono essenzialmente confermati in tutte e tre le condizioni, quindi non abbiamo un effetto da parte del galattosio sulla crescita, mentre abbiamo una riduzione o una completa assenza del carico metabolico in presenza di maltosio. Per quanto riguarda invece i dati dei livelli di produzione e di solubilità, li ho riportati qui. Quello che possiamo notare è che non abbiamo lo stesso effetto riscontrato nel caso dell'induzione nella tarda fase esponenziale, quindi i livelli di produzione di solubilità sono pressoché paragonabili al controllo, quindi questo ci può suggerire che sia necessario un certo stato metabolico da parte del microorganismo per la produzione di questa proteina in particolare. Sì, allora, per quanto riguarda il galattosio, in letteratura sono riportati dei sistemi inducibili dall'allolattosio che possono essere indotti anche dal galattosio, quindi questa molecola è in grado di legare la proteina regolatrice. Quindi abbiamo ipotizzato che un simile fenomeno potesse avvenire anche nel caso della proteina regolatrice LHR del nostro sistema di espressione. Tuttavia questo andrebbe confermato. Mentre per quanto riguarda il maltosio, diciamo, abbiamo ipotizzato, sappiamo che una dei motivi che può essere causa di un carico metabolico è uno sbilanciamento nella composizione amminoacidica tra la proteina ricombinante e invece il proteoma dell'ospite. Nel caso di CDKL5 l'abbondanza di istidina risulta essere il doppio nella proteina ricombinante rispetto al proteoma, e dalle simulazioni del modello metabolico, ovvero il modello metabolico suggerisce che l'aggiunta del maltosio al terreno di coltura vada ad incrementare proprio i flussi delle reazioni che sono coinvolte nella biosintesi di istidina, quindi potrebbe questo in parte spiegare l'assenza del carico metabolico. Ho capito come siete spiegati come possa funzionare il galattosio con il produttore. Sì. Però non ho capito bene perché il galattosio funziona meglio. Perché dal punto di vista della produzione? Allora. È come se fosse un nutriente migliore. Esattamente, viene riportato dai nostri. Ma viene utilizzato da fuori o viene idrolizzato? No, dal microorganismo. Allora, il microorganismo lo assume tal quale e poi viene idrolizzato e assunto come convertito in glucosio ed è semplicemente metabolizzato tramite l'ente nel recupero. Non, la differenza esatta non la sappiamo. Quello che dovremmo fare è andare poi a riportare i dati ottenuti al modello metabolico per andare poi a verificare quale potrebbe essere un motivo collegato al comportamento osservato. Però effettivamente comunque il galattosio risulta avere dei risultati positivi, sebbene sia un debole induttore. Quindi non possiamo tenere in considerazione questo nutriente per via della sua natura di induttore del sistema, ma comunque risulta essere un buon nutriente. Avete avuto modo di verificare che esiste una soglia di solubilità? Questo è lo step successivo, ovvero adesso si dovrà andare a verificare qual è il meccanismo
che porta a questo comportamento particolare della proteina, in quanto bisognerà effettuare degli studi di microscopia per vedere se la proteina forma degli aggregati insolubili oppure se forma queste vescicole di cui ho parlato. Sì. Questa è la frazione solubile, esattamente, sono estratti cellulari. Ho ben capito che parlare di aumentare la produttività. Sì. Quali sono le frasi che saprei per aumentare la... Allora, come dicevo, per andare ad agire su questo parametro dobbiamo prima capire quali sono i meccanismi alla base, però abbiamo pensato che una possibile strategia sarebbe quella di andare ad agire sulla concentrazione dell'induttore, perché siccome nel momento in cui noi abbiamo una maggiore produzione, la proteina risulta essere insolubile, possiamo invece vedere se abbassando la concentrazione dell'induttore possiamo ottenere una proteina di una qualità migliore, cioè che rimanga in soluzione e poi andare invece a puntare sulla produttività volumetrica del processo. Okay. Grazie, altre domande? No, per accomodare la situazione proseguiamo. Stabilito Orillo. Buon pomeriggio a tutti, sono Emilia Orillo e andrò a presentarvi quello che è stato il mio progetto di tesi e tirocinio svolto sotto la supervisione del professor Sergio Caserta presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali della Produzione Industriale, volto a valutare quella che è l'effetto dell'umidità relativa sulle proprietà di wetting, considerando un sistema biologico quale il biofilm prodotto da Pseudomonas fluorescens. Allo scopo di investigare le proprietà di wetting e valutare l'effetto dell'umidità relativa sulle condizioni di bagnabilità, soprattutto volto a processi di rimozione del biofilm. Allo stesso tempo permettendo di ottenere dei parametri di quantificazioni utili al telescopio. Il wetting, ovvero bagnabilità, indica la capacità di un fluido di costituire un'interfaccia con una superficie solida in presenza di un ulteriore fluido che può essere tanto rappresentato dalla fase acquosa quanto da quella liquida, immiscibile però ad esso. Andando a considerare una goccia di fluido, quest'ultima in presenza di una superficie tenderà a depositarsi sulla stessa e in corrispondenza di quest'ultima interverranno due tipologie di forze, di tipo adesivo e quelle coesive. Per quel che concerne le forze adesive, vengono a stabilirsi direttamente all'interfaccia solido liquido e permettono alla goccia di fluido di depositarsi, quindi sfanciarsi sulla superficie del supporto. Nel caso invece delle forze coesive, queste ultime sono principalmente responsabili dei legami intermolecolari interni al fluido e quindi influenzano la sfericità del fluido stesso. Generalmente i fenomeni di wetting, soprattutto se consideriamo una situazione ideale in cui abbiamo a che fare con un supporto completamente piano e omogeneo, i modelli che descrivono questa situazione è principalmente rappresentato da quello di Young Laplace. Quest'ultimo infatti mette in correlazione le tensioni interfacciali e permette l'ottenimento di un parametro numerico rappresentato dall'angolo di contatto indice della bagnabilità. Angolo di contatto che si viene a stabilire l'interfaccia tra solido e liquido e nel nostro caso tra il liquido e il gas. Dal momento che l'analisi sperimentale messa a punto è tutt'altro che ideale, poiché consideriamo un supporto completamente rivestito da biofilm, i modelli matematici che ci vengono in aiuto a tal proposito sono quelli di Wenzel e di Cassie-Baxter.
I fenomeni di wetting possono essere analizzati in condizioni di staticità o modalità dinamiche. Nello specifico mi sono soffermata sulla valutazione dello spontaneous wetting, da cui è stato possibile ottenere delle informazioni relative a relativa al supporto analizzato. Nello specifico, ottenere un valore di angolo di contatto maggiore di 90 gradi è indice di una bassa bagnabilità del sistema. Caso contrario, ottenere numericamente un valore di angolo di contatto inferiore ai 90 gradi è sintomo di elevata bagnabilità. Allo spontaneous wetting si contrappone il forced wetting, in cui il liquido viene posto su un piano inclinato, e in tali circostanze si intervengono principalmente moti di tipo meccanico e idrodinamico, e gli angoli di contatto derivanti vengono distinti in advancing e receding. Nello specifico, il processo che ha permesso questa tipologia di valutazione è stato valutare il ruolo dell'umidità relativa sulle proprietà di wetting all'interno del biofilm. Si è considerato infatti un sistema ermeticamente chiuso, all'interno del quale è stata posta un valore di umidità relativa ben definito. Umidità relativa che consiste nella misurazione del livello di saturazione dell'acqua all'interno di una massa d'aria, permettendo in questo modo di sperimentare diversi valori appunto di umidità relativa. Abbiamo visto in precedenza che il biofilm è da considerarsi una superficie porosa, e come presenterà al suo interno una quantità indefinita di acqua, a cui corrisponderà un valore ignoto di umidità però che è ben diversa dall'umidità relativa atmosferica, che andrà poi a modificare le proprietà di wetting. Proprietà di wetting che possono essere utilizzate come strumento per acquisire informazioni soprattutto di natura biofisica della struttura del biofilm, a partire da livelli di imbibizione, di porosità, fino al raggiungimento di acquisizione di conoscenze relative alla idrofilicità piuttosto che idrofobicità del sistema. A tale scopo il tipo di microorganismo preso in esame è stato Pseudomonas fluorescens, appartenente ai gram negativi e aerobico facoltativo, ottimo produttore di biofilm in grado di essere autofluorescente. Qui viene dimostrato il setup sperimentale che è stato messo in atto. Nello specifico, il primo processo si è composto nella crescita di Pseudomonas fluorescens in terreno minimale, fino al raggiungimento di un optical density di 0,5. Raggiunto questo valore, si è provveduto all'inoculo di una quantità definita di coltura in una capsula sulla Petri, sottoponendo il sistema ad una condizioni stagnanti. Questa fase ha previsto un tempo di 72 ore proprio a garantire il completo rivestimento del supporto utilizzato da parte del biofilm. Terminate le 72 ore, si è poi proceduto con una fase iniziale di drenaggio avvenuta per 40 minuti e di successiva essiccazione effettuata per 4 ore a 40 gradi centigradi, al fine di allontanare l'eccesso di acqua. Lo step successivo, che poi risulta essere quello cruciale, consiste in una fase di precondizionamento, fase che viene condotta sperimentando diversi sali a cui corrispondono valori di umidità relativa ben precisa. Questi ultimi sono stati posti all'interno di un sistema ben definito, circoscritto, in modo tale da imporre l'umidità relativa interna al sistema. Questo ha permesso di influenzare l'umidità e il contenuto in acqua interno al biofilm, fino al raggiungimento di un equilibrio termodinamico che si va a stabilire, che viene descritto dalla fugacità. Quest'ultima infatti permette di bilanciare le fasi interne al sistema e minimizzare quella che è l'energia libera di Gibbs. Qui vengono riportati i diversi sali utilizzati a tale scopo, con le relative, con i annessi valori di umidità relativa, sia teorica che sperimentalmente misurata attraverso l'ausilio del dell'igrometro.
lo step successivo finale ha previsto l'acquisizione dell'immagine e la successiva analisi, acquisizione effettuata con l'ausilio di due videocamere indipendenti, l'una posta ortogonalmente al piano, l'altra parallelamente al banco, ottenendo in contemporanea due tipologie di analisi, sia top che side. Questo ha permesso l'ottenimento di parametri quantitativi quali area, perimetro, diametro medio e roundness per quel che concerne l'analisi top e l'angolo di contatto per quel che riguarda l'analisi side. Entrambe le tipologie di analisi sono state effettuate, nelle varie condizioni di analisi sperimentali investigate e sia l'analisi side che l'analisi top è stata effettuata prendendo in considerazione due tipologie di fluidi aventi proprietà completamente opposte. Abbiamo infatti considerato l'acqua per investigare proprietà idrofiliche e l'olio di soia per le proprietà idrofobiche. L'analisi side e l'analisi top sono state effettuate a partire dall'acquisizione di video, dei quali sono stati isolati frame intervallati da un intervallo di tempo di 2 secondi. Qui viene riportato nello specifico un esempio di condizionamento a cui la superficie ricoperta da biofilm è stata sottoposta ad un valore di umidità relativa del 33% e sono state riportate parametri quali l'angolo di contatto per l'analisi side e l'area per quanto riguarda la top view, analisi top view in funzione del tempo. Da qui si può ottenere, si possono ottenere come informazioni l'unicità del dato sperimentale, dal momento che sia l'angolo di contatto di destra che di sinistra ritrovano un stesso dato sperimentale, quindi si può considerare un'unicità del valore e inoltre si può a primo impatto considerare una transitorietà del sistema, soprattutto per quanto riguarda la goccia d'acqua, che poi tende a raggiungere uno stato stazionario, comportamento che invece è inverso nel caso dell'olio di soia, dove l'andamento rimane pressoché costante. Questo ha permesso, per quanto riguarda la goccia d'acqua, di ottenere informazioni relative al tempo caratteristico dell'esperimento. Infatti, proprio in tali circostanze, sia l'analisi top che side hanno trovato una comunicazione nei dati, dal momento che ognuno di essi corrisponde ad un valore medio dei valori di plateau, sia della top side, in cui è stato preso in considerazione come parametro l'area, sia per quel che concerne la side view, in cui invece il criterio analizzato è stato appunto l'angolo di contatto. Qui vengono posti a confronto la transitorietà del sistema che ha visto una evoluzione della goccia, soprattutto nel caso appunto dell'acqua, come precedentemente affermato, a dimostrazione del fatto che il suo comportamento è completamente opposto a quello dell'olio di soia, in cui c'è una stazionarietà e quindi una costanza processo di imbibizione, che si evince maggiormente nel caso dell'acqua. Sia dall'analisi top che side, quindi, abbiamo potuto ottenere dei parametri analitici quali perimetro, diametro medio, area e roundness tutti questi parametri, così come l'angolo di contatto, sono stati posti in funzione dei vari valori di umidità relativa sperimentata. Soffermandoci sull'analisi top view, si evince una maggiore tendenza da parte della superficie ricoperta da biofilm ad acquisire gocce di acqua e quindi ciò ci fa auspicare una tendenza, una maggiore affinità per fluidi tendenzialmente polari. Questa condizione però si inverte in due dati principali, ovvero quello ad un'umidità relativa del 33% e dello 0%, per i quali si ha un comportamento inverso. Infatti la superficie di biofilm risulta essere molto più affine ad acquisire l'olio di soia.
Questi dati trovano conferma anche nell'analisi dell'angolo di contatto posto allo stesso modo in funzione dei vari valori di umidità relativa, in cui appunto si osserva un angolo di contatto maggiore per la goccia di acqua al 33% e allo 0%. Questo perché nei casi di wetting ottenere delle misurazioni di angolo di contatto più elevati equivale a dire che area, perimetro e diametro medio assumono dei valori molto più piccoli, e quindi la tendenza da parte del biofilm ad essere reticente nella internalizzazione del fluido stesso, comportamento che appunto risulta essere inverso nel caso dell'olio di soia. Qui vengono riportati dei video di inside e top view per quel che concerne la goccia d'acqua e la goccia di soybean oil, soprattutto nel caso del 33%, quindi di un'umidità relativa pari a questo valore. In conclusione, quindi, possiamo affermare che le proprietà di wetting possono essere utilizzate come strumento per investigare prevenire la formazione di biofilm e l'ottimizzazione della sua stessa rimozione, nonché la possibilità di attuare dei processi di prevenzione nella formazione di biofilm su superfici attraverso l'inibizione della cell attachment, allo scopo di mettere a punto un sistema che permetta di formulare soluzioni pulenti e quindi detergenti, dal momento che quest'ultimo risulta essere uno degli argomenti di maggiore interesse per quel che concerne l'Agenzia Spaziale Europea. Grazie per l'attenzione. Grazie. Poi hai parlato anche di grandezze, diciamo, numeriche, volumi, aree, eccetera. Sì, principalmente, sì. L'analisi prevede una fase preliminare di calibrazione del dato. Allora sì, innanzitutto sono stati ottenuti dei dati a monte di vetrino completamente pulito e sporco ma non rivestito da biofilm. Dopodiché l'analisi è stata messa a punto attraverso l'ausilio di un software di immagine di Image Pro Plus, che quindi ci ha permesso di ottenere i dati fornendo una macro sperimentali che sono state messe a punto. Sì, il giudizio che hai fatto l'analisi. Sì. Quanto è importante la forma? Estremamente importante, infatti il fatto di avere a che fare con una superficie eterogenea in alcuni casi ha determinato comunque un errore sistematico del processo, perché c'erano dei punti in cui il vetrino aveva una quantità di biofilm ad occhio visibilmente più elevata rispetto ad altri. Una domanda molto semplice, forse ma dove si trova in questo pendolo? C'è Don Romano, sì. Allora, è stato questo microorganismo fluorescente, dove si trova? È stato analizzato per la prima volta all'interno della mozzarella, infatti questo ha determinato l'ottenimento di mozzarella blu che è stato sintomo di contaminazione, quindi è stato oggetto di studio proprio per evitare questi processi di contaminazione, soprattutto nell'industria lattiero-casearia. Sì, esatto. Avete idea che la composizione e la stabilizzazione dei componenti di No, al momento non, cioè abbiamo effettuato sì un'analisi in confocale per permettere di valutare se effettivamente dopo le 72 ore di condizioni stagnanti effettivamente avevamo la formazione del biofilm, perché era quello che il fine ultimo del processo, cioè considerare comunque un supporto che fosse interamente rivestito dal biofilm. Sarebbe interessante correlare questo
alla quantità chimica sì, del biofilm. Sì, sì. In condizioni diverse. Passiamo a Vitale Gianluca. Buon pomeriggio, sono Gianluca Vitale e il mio lavoro di tesi ha trattato della caratterizzazione di un complesso chiamato Catasan, una molecola biotecnologica rilevante prodotta da Psicrobatter SP dai 2020. Il mio lavoro di tesi quindi si è concentrato sulla caratterizzazione di una molecola con attività antiadesiva, quindi capace di andare a prevenire l'adesione e quindi la formazione di biofilm da parte dei microrganismi. Il biofilm è definito come un aggregato eterogeneo di microrganismi associati ad una superficie incapsulati in una matrice polimerica autoprodotta. Il ciclo di vita in biofilm consta principalmente di tre fasi, quella di adesione, di crescita e infine quella di distacco, e va a conferire ai microrganismi una serie di caratteristiche tra le quali un'alta resistenza ad agenti fisici e chimici. Proprio per questo il biofilm risulta una problematica piuttosto importante per diversi settori, uno su tutti, il settore sanitario, dove infatti l'80% delle infezioni ospedaliere è causata proprio da biofilm e questa viene a carico di dispositivi medici impiantati come protesi oppure dispositivi nosocomiali come cateteri urinari. Uno dei batteri principalmente responsabili di queste infezioni è Staphylococcus epidermidis ed è proprio per questo che abbiamo diretto i nostri esperimenti contro il biofilm formato da due ceppi di questa specie denominati O47 e RP62A. La ricerca di molecole antiadesive avviene generalmente in ambienti oligotrofici, come possono essere le acque antartiche. Questo perché appunto in luoghi dove vi è una scarsità di nutrienti la natura spinge per l'evoluzione di sistemi per favorire l'approvvigionamento di risorse. Infatti Psicrobatter SP dai 2020 è un batterio gram negativo isolato proprio nelle acque marine antartiche. Il mio lavoro di tesi quindi si è proposto gli obiettivi di andare a caratterizzare le attività del surnatante di dai 2020, identificare e caratterizzare i composti attivi ivi presenti e infine andare ad analizzare quali sono i fattori che vanno a influire sulla produttività di queste molecole. L'attività antiadesiva del surnatante è stata valutata tramite un'analisi qualitativa definita Coating Assay, che prevedeva la deposizione di una goccia del surnatante in un pozzetto di una piastra di polistirene che viene fatta evaporare e successivamente nello stesso pozzetto vengono inoculati gli stafilococchi, i quali sono lasciati produrre il biofilm che viene poi colorato tramite un colorante chiamato Crystal Violet. Questa colorazione darà un effetto di questo tipo, come quello mostrato in figura, andando a rendere possibile l'osservazione di un alone che è determinato proprio dalla capacità della molecola di impedire l'adesione dei microrganismi. Questo specifico saggio di coding, che non si vede molto bene, è stato effettuato per andare a valutare il tempo migliore per la produzione di molecole antiadesive, andando a prelevare il surnatante di crescita a differenti ore. Ed è emerso da questa analisi che il picco di produzione si è ottenuto a 72 ore. Un altro invece esperimento atto ad andare a valutare le capacità emulsionanti del surnatante di T2020 è stato effettuato tramite un saggio chiamato saggio Emulsification Assay, che prevede la miscelazione del surnatante con una miscela di oli modello e il campione così preparato viene mescolato in modo tale da andare a generare un'emulsione la cui altezza della schiuma viene valutata dopo 24 ore per andare a calcolare l'indice di emulsificazione tramite l'equazione lì riportata. Quindi anche in questo caso abbiamo valutato il picco di attività andando a prelevare il surnatante a differenti ore di crescita e anche in questo caso l'attività maggiore si è riscontrata dopo 72 ore. A questo punto, con le analisi ottenute fino a questo momento, abbiamo deciso di crescere T2020 in fermentatore e fermare la crescita dopo 72 ore e successivamente è stato prelevato il surnatante. A questo punto abbiamo iniziato la vera e propria caratterizzazione con degli esperimenti preliminari atti a ottenere informazioni in merito alla natura fisica e chimica delle molecole attive.
Il primo esperimento ha previsto la concentrazione del surnadante, denominato SN, tramite una membrana in PES con cutoff da 30 kD, e l'andare a assaggiare la frazione ritenuta e quella permeata. Il ritenuto, denominato SNC, ha dimostrato di essere attivo come composto antiadesivo, mentre invece la frazione permeata non presentava più questa capacità. Analogamente sono state testate le capacità emulsionanti di queste due frazioni e anche in questo caso il sovratante concentrato risultava essere attivo, mentre invece il permeato non presentava più questa caratteristica, permettendoci di dire che le molecole attive avessero un peso maggiore di 30 kD. Un esperimento successivo invece è stato atto a ottenere informazioni in merito alla natura chimica di questi composti attivi e quindi si è trattato il sovratante concentrato con proteasi K, che è una proteasi specifica, e periodato di sodio. Dopo questi trattamenti, il coating S6 ha mostrato come in entrambi i casi vi fosse una totale perdita di attività antiadesiva, mentre invece l'attività emulsionante era mantenuta dopo il trattamento con proteasi K, ma persa dopo il trattamento con periodato di sodio. Questo ci ha potuto permettere di teorizzare che sia proteine o peptidi insieme a carboidrati fossero coinvolti nell'attività antiadesiva, ma che lo stesso non si potesse dire per quanto riguarda l'attività emulsionante, che sembrava essere dipendente prettamente da carboidrati. A questo punto abbiamo messo a punto due protocolli di purificazione che sono stati eseguiti in parallelo. Il primo ha previsto la dialisi contro acqua del surnatante concentrato, che ci ha permesso di ottenere un campione soprannominato D30, che è stato consegnato al laboratorio della professoressa Corsaro, dove è stata effettuata una gel filtration. Da questa gel filtration abbiamo ottenuto una serie di frazioni, la cui la frazione più attiva, denominata 2C, è stata ottenuta nel volume escluso della gel filtration. E andando ad analizzare il suo profilo proteico su DocPage, abbiamo visto come questo si presentasse come un profilo relativamente poco complesso. Per quanto riguarda invece l'altro protocollo di purificazione, questo ha previsto che il sovratante concentrato fosse sottoposto a una cromatografia di affinità su resina di stirene e l'andare a assaggiare le frazioni ottenute tramite coating assay. Questo ci ha permesso di vedere come la frazione eluita con metanolo presentasse una forte attività antiadesiva dovuta all'abbondanza di molecole eluite nella frazione. E andando a valutare il profilo proteico di tutte le frazioni ottenute su DocPage, abbiamo visto come la frazione eluita in metanolo, anche in questo caso, presentava un profilo proteico poco complesso rispetto alle altre. A questo punto abbiamo corso sulla stessa page entrambi i campioni e abbiamo effettuato, sempre grazie all'aiuto del laboratorio della professoressa Corsaro, una colorazione con nitrato d'argento tramite tecnica di silver staining, atta non ad evidenziare la presenza di proteine, bensì la presenza di carboidrati. E infatti il gel sulla destra, che presenta quelle macchie scure, indica proprio la presenza di questa classe di molecole, permettendoci di affermare la presenza di polisaccaridi di alto peso molecolare. A questo punto abbiamo affidato la frazione eluita in metanolo al professor Andrea Carpentieri, che tramite un'escissione da gel della banda lì indicata, che si presentava essere comune ai diversi campioni, ha effettuato una tecnica di spettrometria di massa definita LC-MS-MS per andare a ricavare la sequenza delle proteine presenti nel campione, che sono state comparate con il proteoma di TE2020, che ci ha permesso quindi di identificarle. Tra le varie identificazioni effettuate, quella di maggiore interesse è stata quella della proteina OMP38, una proteina di circa 40 kD che, secondo diversi studi, viene secreta come parte di un complesso con attività emulsionante in diversi ceppi di Acinetobacter. A questo punto abbiamo quindi paragonato la sequenza di OMP38, che è la prima, con la sequenza di queste OMP prodotte in diversi ceppi di Acinetobacter, andando a valutare il grado di omologia nelle sequenze deputate all'attività emulsionante, che si è rivelato essere molto alto. A questo punto abbiamo denominato questo complesso come Catasan, poiché lo abbiamo comparato con un altro complesso prodotto in Acinetobacter particolarmente ben caratterizzato, che si chiamava Alasan. L'Alasan è un complesso costituito da tre proteine di 15, 31 e 45 kD e un polisaccaride dalla massa complessiva di 400 kD, che è un peso vicino a quello che è il peso stimato del Catasan. Inoltre, l'Alasan è capace di emulsionare delle miscele di idrocarburi alifatici ed aromatici in acqua, analogamente a come è in grado di fare il Catasan, poiché il Dectol, che è l'olio modello da noi utilizzato, è composto da decano e toluene. La principale differenza finora riscontrata risiede nel fatto che l'attività dell'Alasan è unicamente attribuibile alla proteina da 45 kD,
mentre invece nel caso del Catasan questa attività sembra non dipendere soltanto dalle proteine. Proseguendo con i paragoni, abbiamo valutato l'attività del surnatante di TAI-2020 a seguito di trattamenti a pH basici e ad alte temperature, in quanto l'Alasan in queste condizioni presentava delle performance migliorate. E quello che si è potuto vedere è che di fatto per pH basici si aveva un aumento della capacità emulsionante e la stessa cosa si è potuta notare portando il surnatante a circa 60 gradi. Successivamente abbiamo provato a incrementare la produzione del complesso andando ad aggiungere al terreno di coltura normalmente utilizzato un substrato idrofobico, in questo caso l'olio di colza. L'aggiunta di olio di colza ci ha portato a ottenere un quantitativo di biomassa finale maggiore rispetto al normale terreno di coltura, come si può vedere dal grafico, e ad un leggero abbattimento della fase lag. Per quanto riguarda invece l'attività emulsionante e l'attività antiadesiva, in un primo caso l'attività emulsionante insomma, non ha avuto nessuna variazione a seguito dell'aggiunta di olio di colza, mentre invece l'attività antiadesiva è sembrata addirittura peggiorare. Tuttavia, vista la natura di questi saggi, non abbiamo potuto decretare se ci fosse stato un reale cambiamento nella quantità di Catasan prodotta. In conclusione, possiamo dire che il Catasan è un complesso di polisaccaridi e proteine con una buona capacità emulsionante e un'ottima capacità antiadesiva, che mantiene un ampio range di pH e di temperature. Queste caratteristiche lo rendono comunque un buon candidato per l'applicazione in diversi settori, previe ulteriori analisi atte a valutare la fattibilità del processo su scala maggiore. Grazie per l'attenzione. Sì. Questa è una fotografia definita per il dello sirene. Sì. Qualche particolare in più perché sono un po' strano. Certo, allora. Comincio col dire che la scelta della resina di stirene ricade sul fatto che in precedenza, quando è stato per la prima volta insomma effettuato uno studio su TAI-2020, l'unica notizia che si aveva era la capacità del surnatante di aderire alle piastre di polistirene utilizzate per il coating assay. Quindi sfruttando questa capacità si è pensato di usare una resina di questo tipo. Poi, a seguito dell'identificazione, possiamo dire che questa affinità probabilmente è dovuta alle regioni deputate all'attività emulsionante, perché sono quelle che vengono, diciamo, che sono responsabili dell'attaccamento agli idrocarburi. Poi puoi andare alla parte dell'identificazione. Dove c'è l'analisi blast? Sì, no, qua, va bene. Ok. Avete pensato a dei modi per validare queste identificazioni? Lo voi sono dei modi per validare perché validare in che senso? Io ti ho restituito come identificazione l'838. Sì. Per verificare che la funzione che ho certo, certo. Realmente relazionata a 38. Allora, quello che si potrebbe andare a fare, si potrebbe andare ad agire sul genoma di TAI-2020 andando eventualmente a silenziare o effettuare un knockout genico della sequenza codificante per OM38 e andare a valutare poi l'attività del surnatante. Tuttavia mi permetto di dire che nei ceppi di Acinetobacter in cui sono stati fatti questi esperimenti non era possibile ottenere mutanti incapaci di esprimere OMP, queste OMP perché erano geni essenziali, quindi sarebbe sempre da vedere. Posso fare due domande? Certo. Volevo sapere il colorante. Il crystal violet. A che cosa si lega? Al biofilm. A quale componente del biofilm? Sì, i principali componenti del biofilm di questi ceppi di stafilococchi sono il NAG e l'enacetilglucosamina e l'acido acetilburamico, che sono prodotti comunque in quantità diverse a seconda del ceppo utilizzato. Comunque il legame avviene a carico del NAG. Sempre appena portato questo
successiva dove ci sono le varie sequenze, sì. Non è stata però sequenziata la proteina. Cioè, solamente l'identificazione per frammento. Sì, 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 assolutamente. Quindi è una predizione, diciamo così. Sì. Qua farebbe capire che avete fatto tutta la sequenza. No, no, non è tutta la sequenza, sono solamente le regioni coinvolte in questa attività, anche perché poi se volessimo, diciamo, andare a valutare l'omologia di tutte le sequenze ottenute, sarebbe stata molto più alta per altre OMP di altri psicobacter piuttosto che per queste derivate da cinetobacter. Va bene, grazie. Si figuri. Volevo chiedere, della colorazione all'argento di cui hai parlato? Sì. Perché normalmente la colorazione all'argento anche per colorare le proteine, certo. Questo in che cosa, in questo protocollo? Allora, forse ho omesso di dirlo, anche questa colorazione è stata effettuata dal laboratorio della professoressa Corsaro, quindi non ci è stato detto qual era il protocollo nello specifico, ma che questa tecnica aveva un protocollo ad hoc per evidenziare la presenza di polisaccaridi e non di proteine. Ok, va bene, grazie. Allora, andare alla prima slide. Tecnologie biomolecolari industriali, classe delle lauree. Prof, non so come sia successo. No, no, perché io anche sono sicuro un frontespizio corretto. Va bene. Prof, non lo so. Ciao. Mi date due triennali così. Stacca la presentazione. Anche se sono 3 più 3, sono 6, non sono riuscito. Cecere Stefania. No, ho espulso qualcosa indirettamente, però penso che è tutto a posto. Tu hai visto la edice? Sei laureato. Giusto per essere chiaro. Buon pomeriggio, sono Cecilia Stefania e oggi vi presenterò il mio progetto di tesi svoltosi presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale, basato sull'ottimizzazione di un protocollo per la formazione di spheroidi tumorali in vitro. Come sappiamo, i tessuti vitali sono caratterizzati da elementi funzionali, le cellule, le quali hanno una serie di caratteristiche, i quali andamenti possono essere influenzati da interazioni con l'ambiente esterno. Può accadere però che le cellule sane vengano colpite da una serie di cambiamenti genetici, quindi di mutazioni, il che può portare all'ottenimento di nuove caratteristiche, come una divisione incontrollata, portando quindi all'ottenimento di un tessuto tumorale. Il tessuto tumorale, oltre ad essere caratterizzato da una proliferazione incontrollata da cellule caratterizzate da proliferazione incontrollata, sono caratterizzate anche da una ridotta adesione. A causa di una vascolarizzazione insufficiente o disfunzionale, i tumori sono caratterizzati da delle zone ipossiche. Di fatto, a livello del tessuto tumorale possiamo distinguere 3 diverse zone. Una zona più esterna, definita come zona proliferativa, una intermedia, quiescente, e una ancora più interna, necrotica. La differenza tra queste 3 zone è principalmente la differente concentrazione di ossigeno e nutrienti, maggiore al bordo esterno e minore man mano che ci si addentra, e questo determina anche la differente vitalità cellulare. Di fatto il microambiente gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo di un'altra caratteristica, che è quella della chemiotassi, processo attraverso il quale le cellule tumorali tendono a muoversi lungo un gradiente di concentrazione dettato da una sostanza chimica solubile, generalmente un fattore di crescita. Inoltre questo porta a un ulteriore sviluppo di un altro fenomeno che il tumore può possedere, che è quello della metastasi, processo invece attraverso il quale le cellule tendono a spostarsi da un tessuto primario dalle quali originano a un altro tessuto mediante l'utilizzo di vasi sanguigni. Esistono differenti modelli per lo studio dei tumori, ma possiamo suddividere in due grandi macrocategorie. Abbiamo i modelli in vitro e i modelli in vivo. Per quanto riguarda i modelli in vivo, abbiamo i modelli animali, dove replicano al meglio la complessità biologica, ma risultano comunque essere dei sistemi differenti da quelli umani e inoltre sono caratterizzati da una serie di problemi etici legati al loro utilizzo. Per questo abbiamo i modelli in vitro, tra cui ricordiamo i 2D, e questi modelli di fatto consistono in delle colture cellulari che evolvono
in monostrato, sono caratterizzati da bassi costi comunque di mantenimento, ma anche da una semplicità architettonica. Proprio questa semplicità architettonica risulta essere anche una delle caratteristiche negative, di fatto risulta essere comunque diverso, molto, molto distante dalle condizioni invece che osserviamo normalmente a livello biologico. Abbiamo per questo un altro tipo di modello, che è il modello 3D, che è architettonicamente più complesso rispetto ai modelli 2D, di fatto le cellule evolvono in multistrato. Tra i modelli 3D più studiati abbiamo gli sferoidi tumorali. Gli sferoidi tumorali di fatto riproducono al meglio le interazioni cellula-cellula, cellula-matrice, che invece ritroviamo in ambiente, in ambito biologico, quindi in vivo, ed inoltre mimano le condizioni di un tumore non vascolarizzato in vitro. Questo è un elemento è molto importante, perché osservare il comportamento di una massa tumorale allo stadio zero ne permette anche di identificare il comportamento e quindi di conseguenza poter stilare un protocollo per evitare il peggioramento. Inoltre, come abbiamo visto precedentemente per il tumore in vivo, anche gli sferoidi sono caratterizzati da zone ipossiche, quindi anche qua distinguiamo una zona proliferativa quiescente e nicotica. In letteratura esistono differenti metodi per la formazione degli sferoidi tumorali, ma e inoltre esiste anche una spiccata attenzione riguardo la loro morfologia. Questo perché tener conto della geometria degli sferoidi è un processo fondamentale per implementare un modello che viene utilizzato di routine in test di farmaci. Inoltre, infatti, la morfologia degli sferoidi risulta essere un parametro essenziale da considerare per poter procedere verso una caratterizzazione quantitativa dell'efficienza e degli effetti dei farmaci testati. Inoltre abbiamo già detto che esistono diversi metodi per la formazione degli sferoidi, ma attualmente non esiste ancora un protocollo standardizzato per ottenere quindi anche un certo numero di sferoidi. Di fatto i metodi attualmente esistenti risultano essere sia molto costosi e quindi molto spesso inadatti, e inoltre risultano dare anche una bassa quantità, diciamo, di sferoidi prodotti, ed è qui che entra in gioco infatti il mio lavoro di tesi, che si basa proprio sulla standardizzazione preliminare di un protocollo scelto per la formazione di sferoidi, in questo caso che prevede l'utilizzo di una matrice di agarosio. In seguito poi vengono analizzati gli sferoidi mediante un'analisi di immagine in maniera tale da avere informazioni riguardo la loro morfologia. Il mio progetto di fatto si basa su tre punti: il primo, formazione degli sferoidi tumorali utilizzando questa matrice in gel di agarosio; il secondo, l'osservazione della loro crescita mediante microscopia timelapse; e in terzo, analisi di immagine e osservazione dei dati ottenuti. Per quanto riguarda il primo punto, possiamo dire che le linee cellulari utilizzate sono due: una di controllo non tumorale, NIH33, che sono cellule dei fibroblasti di topo derivanti da un embrione, e la seconda linea cellulare tumorale, definita invece PANC1. Di fatto esse sono cellule epiteliali umane derivanti da un carcinoma pancreatico. Per quanto riguarda il primo step, abbiamo un cosiddetto pre-step per la loro formazione, dove vengono utilizzate delle multiple, generalmente da 48 pozzetti, e a livello di ogni pozzetto posta una certa quantità di agarosio che viene fatto solidificare. Al contempo la coltura cellulare viene trattata con tripsina e le cellule ottenute vengono sottoposte alla conta tramite la camera di Burker. Questo passaggio è fondamentale perché permette di identificare poi la concentrazione necessaria per ottenere una densità cellulare di interesse finale. In seguito la concentrazione di interesse e il mezzo vengono posti a livello dei pozzetti dove precedentemente è stato fatto solidificare l'agarosio, e si osserva poi, come abbiamo già detto, la formazione degli sferoidi durante un certo lasso di tempo mediante microscopia timelapse, e le immagini ottenute durante i giorni di osservazione vengono analizzate mediante un software di immagini definito, chiamato Image Pro Plus. Infatti questo software d'analisi ci permette di identificare inizialmente alcuni parametri morfologici, quindi di nostro interesse sono stati l'area, il perimetro, il diametro e due rapporti, il rapporto assi e il rapporto perimetro-raggio su area. Questi due rapporti sono molto importanti da tenere in considerazione in quanto definiscono rispettivamente la sfericità dello sferoide e la sua compattezza. Di fatto, tanto più questi valori si avvicinano a uno, tanto più lo sferoide a livello geometrico può essere approssimato a una sfera. Questo è importante da tener conto perché in questo modo noi stiamo spostando l'analisi di un sistema 3D da un sistema appunto tridimensionale a un sistema monodimensionale come quello della sfera. Inoltre, mediante uno script di Image Pro Plus è possibile anche avere informazioni riguardo, in questo caso il raggio, delle caratteristiche morfologiche delle tre zone, proliferative, quiescente e necrotico. Di fatto lo script ci restituisce il grafico qui riportato, in cui abbiamo una variazione della scala di Grigi in funzione del diametro. La curva è caratterizzata, come potete vedere, da diverse pendenze, e ad ogni cambiamento della pendenza della curva viene identificata il raggio di una delle tre zone. Abbiamo infatti, per esempio, fino al primo cambiamento di pendenza raggio della zona necrotica, fino al secondo raggio della zona quiescente e poi quello del raggio della zona proliferativa.
Abbiamo detto che i casi studiati sono due. Partiamo con l'analisi del primo, quello delle NH33, la linea cellulare di controllo. Le densità cellulari analizzate sono 10, vanno da 3.000 a 12.000 con uno step 100. I tempi di osservazione vanno invece dal terzo fino al settimo giorno. La prima analisi effettuata riguarda l'andamento del raggio in funzione del tempo, quindi durante il tempo di osservazione, tutte e tre le zone, proliferativa, quiescente e necrotica. I grafici qui riportati riguardano soltanto tre delle densità cellulari, ma in realtà questa analisi è stata effettuata per tutte e 10 le densità. I grafici, a livello grafico, ritroviamo il valore del raggio medio di tutte e tre le densità, di tutte e tre le zone, in funzione del tempo di osservazione. Attraverso l'analisi di questi grafici è stato possibile effettuare un'altra analisi, ovvero osservare che gli sferoidi sono caratterizzati da un cosiddetto giorno di plateau, definito da noi giorno di plateau appunto, che corrisponde a un tempo definito in giorni, oltre il quale le caratteristiche morfologiche dello sferoide tendono a stabilizzarsi. Come si può notare dalla tabella in questione, il tempo di plateau risulta essere diverso in base al tipo di densità cellulare che lo osserviamo. In maniera più specifica, per densità minori abbiamo che il tempo di stabilizzazione risulta essere più lungo. A livello grafico viene riportato il valore del raggio corrispondente al giorno di plateau in funzione delle densità cellulari. Questo ci ha permesso di osservare i loro andamenti, poterli paragonare e di conseguenza anche osservare i loro spessori, quindi la loro differenza. Come si può notare in questo caso, abbiamo che gli andamenti dei raggi della zona quiescente e proliferativa risultano quasi paralleli tra di loro, risultano variare di poco, rispetto invece alla zona necrotica, che varia molto di più. Inoltre abbiamo già detto che abbiamo esaminato altri due parametri, sfericità e compattezza rispettivamente. Questi due parametri devono essere maggiormente approssimabili a 1 affinché possano essere sferici e compatti, ed è da qui si è cominciata l'analisi, diciamo, di cominciare ad osservare quali sono le densità cellulari ottimali alle quali ottenere questi sferoidi. Sono state identificate 3, 8.000, 9.000 e 10.000. Questa osservazione è stata valorata da un'altra analisi fatta, molto importante, che riguarda quella dell'efficienza. Come abbiamo detto prima, infatti, esistono diversi protocolli, diversi metodi di formazione, ma molti metodi portano alla formazione di pochi sferoidi, quindi per poter standardizzare il nostro protocollo e poterlo validare è necessario anche valutare tale analisi. Anche in questo caso sono stati identificati come diciamo, densità ottimali 8.000, 9.000 e 10.000. Le stesse analisi sono state effettuate per l'altra linea cellulare tumorale, quindi le PANC, con la differenza che le densità cellulari analizzate sono 6, vanno da 1000 a 3500 con uno step di 500 e i tempi di osservazione vanno dal quarto fino al decimo giorno. Anche questo è identificato un giorno di plateau che, come già si può notare la differenza, risulta essere lo stesso per ogni densità cellulare osservata. Anche qui si può notare una notevole differenza con le NIH, dove l'andamento dei raggi e anche gli spessori delle tre zone risulta essere completamente diverso. Di fatto, andando a paragonare i due grafici, possiamo già notare che c'è un'evidente differenza per quanto riguarda l'andamento e lo spessore della zona quiescente, e a discapito invece, in questo caso per le PANC, della zona necrotica. Questo probabilmente è dovuto alla differente natura delle due linee cellulari, dato che una è tumorale e un'altra non tumorale, di conseguenza hanno una risposta cellulare differente all'assenza di nutrienti e di ossigeno. Infatti si può dire, diciamo, che le PANC riescano a resistere meglio all'assenza di nutrienti e ossigeno rispetto invece alle NIH, che non sono tumorali. Per quanto riguarda invece lo spessore del proliferativo, definito anche come spessore vivo, si può notare che risulta più o meno costante. Questo perché tale spessore è associato al concetto di diffusione. Di fatto esso corrisponde alla diffusione dei nutrienti a livello dei tessuti, che risulta essere indipendente da qualsiasi altro parametro esterno, quindi in questo caso anche dalla loro natura, e risulta essere sempre più o meno costante sui 50 micrometri. Sono state identificate i parametri di sfericità e compattezza e identificate le prime densità cellulari, che corrispondono infatti a 2500, 3000 e 3500, e anche qui verificata l'efficienza delle stesse densità cellulari. Si può notare però una differenza anche per quanto riguarda i grafici dell'efficienza delle due linee cellulari. Di fatto abbiamo che, per quanto riguarda le PANC, all'aumentare della densità si raggiunge sempre un massimo di efficienza, quindi raggiungiamo sempre valori più alti, mentre per quanto riguarda le NIH il valore massimo viene raggiunto con una densità di 10.000, poi all'aumentare della densità l'efficienza comincia a diminuire.
In conclusione, possiamo quindi dire di aver raggiunto i primi obiettivi preposti per questo tipo di lavoro, cioè cominciare a paragonare due linee cellulari, una di controllo non tumorale e una di controllo tumorale, identificare le prime densità cellulari ottimali e i tempi, diciamo, di formazione, che come possiamo notare sono diverse in base anche alla tipo di natura delle due linee cellulari. Le prospettive future però per questo lavoro sono tante, come per esempio caratterizzare un'altra linea cellulare tumorale, i quali dati verranno paragonati poi con quelli appena dimostrati. E inoltre questo lavoro avrà importanti riscontri anche nell'ambito della medicina personalizzata, che è un campo in ampio sviluppo, dato che comunque il tumore è caratterizzato da una notevole variabilità, da che vada da paziente a paziente anche per quanto riguarda uno stesso tumore. Di fatto la formazione di sferoidi tumorali, partendo da cellule ottenute, diciamo, da biopsie, permette poi di stilare al meglio un trattamento in base anche alle esigenze del paziente stesso. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Un'osservazione, perché sì. Nell'ultima frase ha risposto a quello che abbiamo detto. Okay. Quindi in teoria, prossimo magari potremmo immaginare che avere una biopsia per quel tipo di tempo, per esempio un tumore pancreatico, sì, dopo 30 anni, un grande avanzamento, questo, da quel paziente costruire gli steroidi, sì, e sugli steroidi testare dei, l'efficienza di quel farmaco, anche che effetti può avere sul paziente, perché spesso uno stesso farmaco, su uno stesso tumore in due pazienti diversi ha effetti differenti, quindi almeno stilare una procedura terapeutica, funziona, certo, però, è comunque all'inizio, dalle certo, paziente, certo, a una serie di trattamenti, certo, è l'inizio, sì, è l'inizio comunque di un progetto, per questo è necessario stilare un protocollo comunque, dato che non esiste avere un lavoro complesso per i vari tumori, certo, e poi metterlo a punto dal materiale biologico della biopsia del paziente. Esatto, per questo uno degli obiettivi futuri e anche prossimi è quello di analizzare più linee cellulari possibili, in maniera tale da avere più dati e poter avere un quadro più generale. Grazie. Io devo una serie di domande. Allora, fare queste cose, una soluzione che contiene cellule non rispettate, sì, con un panetto di agarosio. Sì. Come convince le cellule a trovarsi nell'agarosio? Diciamo che le cellule usano più l'agarosio come matrice proprio, perché l'agarosio tende a diminuire, cioè a avvantaggiare, diciamo, i legami cellula-cellula piuttosto che i legami cellula plastica del pozzetto in questo caso. Quindi è proprio anche proprio la conformazione con abbiamo l'agarosio che comunque forma una specie di panetto, quindi piano piano le cellule tenderanno ad aggregarsi proprio perché sono spinti a farlo. Quindi tutto accade in superficie nell'interfaccia. Sì. Sì. Dal punto di vista invece dei costi relativi a questo metodo rispetto alle scientifiche che vorrei studiare. Sì, questo è quello meno, diciamo, meno costoso, sì, assolutamente, meno costoso. Ci sono alcuni metodi che per esempio sono definiti come chip microfluidici, quindi sono altamente costosi, non tutti i laboratori hanno i sistemi tali da poterlo effettuare. Alcune volte invece altri sistemi, come per esempio formare steroidi a livello di una goccia, quindi comunque sono sistemi molto complessi, mentre l'utilizzo di agarosio e di una multiple alla fine riduce di molto i costi e permette che questo protocollo possa essere utilizzato in ogni laboratorio. Quanto è riproducibile? Cioè, nel momento in cui tu avrai messo a punto lo standard di diffusione, diciamo tutti gli aspetti tecnici, sì, hai notato riproducibilità? Sì, perché questi risultati comunque sono stati fatti per ogni linea cellulare almeno 3 esperimenti, quindi comunque l'osservazione è stata ripetuta più volte in maniera da avere risultati più consistenti. Tutti quelli che ha visto sono frutto di medie di questi esperimenti, quindi in questo modo anche per valutare effettivamente se ci fosse un cambio, e ad esempio anche per quanto riguarda l'efficienza questo cambio non c'è stato, anzi alcune efficienze sono andate ad aumentare, ma comunque i divari rimanevano gli stessi, quindi comunque a lei. Sì. Qui. In generale questo è un grafico in generale, vuole che torni proprio in paragone, diciamo, sì, questo. Perché quando tu definisci efficienza,
La calcolo in base al numero di sferoidi ottenuti sul numero di sferoidi che precedentemente si volevano ottenere. Quindi, per esempio, se ho una line di 8 pozzetti, ho usato 8 pozzetti per la formazione di sferoidi, su questi 8 pozzetti me ne sono venuti sferoidi soltanto in 5, quindi il mio rapporto, la mia efficienza sarà il rapporto di 5 su 8. Diciamo, questa differenza che tu tieni tra cellule tumorali e cellule immortalizzate, poi diciamo le LH sono immortalizzate, ma sì. Non è attesa, insomma, come differenza proprio tra le cellule immortalizzate e quelle tumorali? Sì, può essere attesa in realtà, cioè comunque sono dei dati che fondamentalmente ci aspettavamo, che per esempio anche l'efficienza di quel diamogramma in realtà non si può neanche paragonare attualmente, perché comunque le densità cellulari non sono le stesse, quindi ci siamo fermati comunque per esempio a 3500, il lavoro andava avanti, però per esempio il minimo è stato 1000, perché in quanto anche l'errore per esempio era comunque molto alto già a quel dato parametro. Quindi non so se ho risposto alla sua domanda. Grazie. Domande? No. Grazie. Sì, Sacco. Buonasera. Buonasera, l'argomento della tesi è la valorizzazione della frazione fenolica da funghi di caffè e il suo impiego per la funzionalizzazione dei materiali. La strategia di frazionamento di una biomassa di scarto, quali funghi di caffè, offre l'idea di bioraffineria. Dei funghi di caffè sono distinguibili tre macrofrazioni, la frazione oleica, la frazione polisaccaridica e la frazione polifenolica. Nel nostro laboratorio, la frazione oleica è stata isolata e dunque impiegata dalla collega per la produzione di polidrossalcanoati a catena media. Da tale estrazione si genera una seconda biomassa. Scusami, potete lasciare l'aula rapidamente in modo tale che possiamo proseguire? Da tale biomassa. Da tale estrazione si genera una seconda biomassa come elemento indicata come fibra cruda. L'obiettivo della tesi è la valorizzazione della fibra cruda estraendone la componente polifenolica. I composti fenolici, in virtù delle loro molteplici attività biologiche, possono essere alla base di innumerevoli formulazioni farmaceutiche e cosmetiche e del settore alimentare. Proprio su quest'ultimo settore abbiamo voluto porre l'accento valorizzando la frazione fenolica al fine di conferire proprietà antimicrobiche ed antiossidanti a film a base di pectina, polisaccaride emergente nel settore del confezionamento alimentare. I film a base di pectina a livello di ricerca stanno mostrando grande versatilità per il rivestimento di alimenti, prodotti carnei e ortofrutticoli, insieme a buona compatibilità con vari estratti vegetali. Al tempo stesso, tali matrici mostrano scarse proprietà meccaniche e un elevato grado di idrofilia, entrambe causa di una pregiudicata shelf life del prodotto. Una soluzione potrebbe essere la combinazione delle pectine con i polidrossalcanoati, poliesteri di natura microbica, idrofobici e dalle modulabili proprietà meccaniche. La nostra proposta è la valorizzazione della frazione fenolica dei funghi di caffè, introducendole in film di pectine rivestiti successivamente da soluzioni di polidrossalcanoati al fine di sviluppare sistemi per il packaging attivi e dalle migliorate proprietà meccaniche e aumentato grado di idrofobicità. Gli obiettivi sono stati molteplici: l'estrazione e la caratterizzazione delle attività della componente fenolica dei funghi di caffè, la funzionalizzazione e rivestimento di film a base di pectina, la valutazione di alcune proprietà di tali sistemi multistrato.
Dell'estratto è stata valutata la resa di estrazione, l'attività antiossidante antimicrobica ed antibiofilm. I film funzionalizzati e rivestiti sono stati studiati per la loro morfologia, dunque sono state valutate proprietà meccaniche, idrofobicità, attività antiossidanti e antimicrobiche conferite. Per iniziare, i fondi di caffè privati dalla frazione Oleca sono stati sottoposti a due protocolli di estrazioni indipendenti. Una prima estrazione con una in batch con una soluzione al 50% di metanolo, condotta per 90 minuti a 60 gradi. Due estrazioni in batch sequenziali condotte come nel caso precedente. Entrambi gli estratti sono stati caratterizzati per contenuto fenolico totale e per attività antiossidante. E per entrambi sono state osservate rese di estrazione comparabili con i dati riportati in letteratura e attività antiossidanti superiori a quelle dell'acido ascorbico, standard del saggio. Per proseguire con valutazioni successive è stato preso in considerazione il campione ottenuto dal doppio passaggio di estrazione in quanto mostrava il contenuto fenolico più elevato e migliore attività antiossidante. Successivamente è stata valutata l'attività antimicrobica dell'estratto contro Micrococcus luteus, microorganismo presente in laboratorio e comune contaminante di prodotti lattiero-caseari e carni. L'estratto ha mostrato attività inibente alla crescita e battericida. Inoltre, in letteratura è riportato che Micrococcus luteus può formare biofilm. Pertanto, è stata valutata l'attività di riduzione della formazione di biofilm da parte dell'estratto ed è stata osservata un'inibizione del biofilm a tutte le concentrazioni testate. In generale, i risultati mostrano che l'estratto da fondi di caffè è caratterizzato da composti bioattivi e dunque può essere impiegato per la funzionalizzazione di film destinati, per esempio, a matrici alimentari. Film a base di pectina sono stati funzionalizzati al 2, 4 e 8% di estratto e ottenuti tramite film casting grazie alla gentile collaborazione del gruppo di laboratorio della professoressa Giosa Patto del Dipartimento di Scienze Chimiche. Tutti i film erano trasparenti, privi di crepe e il loro colore variava gradualmente all'aumentare di concentrazione dell'estratto. Di tutti i campioni sono state valutate le proprietà meccaniche ed è stato possibile fare due osservazioni. Alla più bassa concentrazione di estratto, pari al 2%, sembrerebbe corrispondere un aumento nella resistenza a trazione e nell'allungamento a rottura. Tale trend si inverte alla maggiore concentrazione di estratto, l'8%, alla quale tali proprietà meccaniche peggiorano notevolmente. In generale, si può ipotizzare che i composti fenolici si intercalino nella matrice pectinica agendo da rinforzanti e ad elevate concentrazioni conferiscono rigidità, fragilità alla matrice. Successivamente, i film caricati a tutte le concentrazioni di estratto sono stati valutati per il conferimento di un'attività antiossidante che è risultata conferita a tutte le concentrazioni e addirittura mantenuta dopo 5 giorni dal campione caricato all'8%. Tale campione è stato dunque scelto per il successivo rivestimento con soluzioni di poliidrossidi alcanoati. Il rivestimento è stato ottenuto tramite dipping sequenziale. Il campione di pectina caricato all'8% è stato immerso dapprima una volta in una soluzione di poliidrossidi alcanoati a catena media previamente ottenuti dalla frazione oleica dei fondi di caffè e ciò ha portato una copertura macroscopicamente omogenea ma cerosa, difficile da maneggiare. Il protocollo ha poi previsto due successive immersioni in una soluzione di poliidrossidi butirrato, il che ha restituito una struttura opaca, maneggevole e dunque utilizzata per successive valutazioni.
Sia del film privo di rivestimento che di quello in presenza di polidrossalcanoati è stata osservata la morfologia mediante analisi al microscopio elettronico a scansione. Analisi condotta dal professore Di Girolamo del Dipartimento di Scienze Chimiche. Tutti i film hanno mostrato sezioni trasversali omogenee e la presenza dei polidrossalcanoati, apprezzabile in figura, determina un aumento dello spessore del film. Inoltre, i polidrossalcanoati hanno anche aumentato l'idrofobicità della struttura, come si può osservare dall'aumento dell'angolo di contatto del film rivestito. Osservando le proprietà meccaniche, è apparso evidente l'effetto benefico dei polidrossalcanoati nella struttura multistrato. Infatti, a differenza della sola introduzione dei composti fenolici, che ad elevate concentrazioni aveva determinato drastica diminuzione della resistenza a trazione e dell'allungamento a rottura, l'aggiunta dei polidrossalcanoati ha ripristinato, addirittura migliorato, tali proprietà meccaniche. Questi risultati potrebbero suggerire successive efficienti interazioni tra pectine, polidrossalcanoati e soluzioni fenoliche per la progettazione di sistemi multistrato. Infine, è stata valutata l'attività antiossidante antimicrobica conferita alla struttura multistrato. Per l'attività antiossidante, ad un giorno dal rivestimento, non sono state riscontrate differenze sostanziali fra il film non rivestito e quello in presenza di polidrossalcanoati. D'altro canto, è stato interessante notare che a 10 giorni dal rivestimento, l'attività antiossidante del film non rivestito era più che dimezzata, mentre quella del film in presenza di polidrossalcanoati era in certa misura mantenuta. Sempre a 10 giorni dal dipping è stata valutata l'attività antimicrobica sia del film non rivestito, sia del film non rivestito che del film in presenza di polidrossalcanoati, osservando per quest'ultimo un aumentato alone di inibizione della crescita di Micrococcus luteus. Entrambi i risultati permettono di osservare l'effetto preservante dei polidrossalcanoati sulle attività antiossidanti antimicrobiche dell'estratto, almeno fino a 10 giorni. Probabilmente i polidrossalcanoati possono fungere da barriera fisica che mitiga l'elevata volatilità dei composti fenolici, riduce l'ingresso di ossigeno a causa di stress ossidativo e probabilmente potrebbe proteggere l'estratto fenolico fotosensibile dai raggi UV. In conclusione, la struttura multistrato ha mostrato attività antiossidante e antimicrobica conferita e mantenuta nel tempo, almeno fino a 10 giorni, unitamente a proprietà meccaniche migliorate insieme ad un elevato grado di idrofobicità. In conclusione, tali risultati possono essere alla base di successivi lavori di funzionalizzazione di irrobustimento di matrici polisaccaridiche quali quella della pectina, in un'ottica di sviluppo di imballaggi alimentari attivi. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie della presentazione. Scusa, qua guardiamo domande. Prego. Volevo dire, avevate idea di quali tanti di Non abbiamo effettuato un'analisi di caratterizzazione specifica di tali molecole, ma riferendoci ai dati di letteratura sappiamo che i fondi di caffè risultano essere particolarmente ricchi di acido clorogenico e acido gallico. Avete provato a fare magari dei fondi utilizzando delle molecole usate o meglio commerciali, diciamo la stessa. No, il nostro obiettivo è stata proprio la valorizzazione dell'estratto tal quale. Come confronto per valutare la funzionalità? Al momento no, sicuramente potrebbe essere un lavoro futuro. Sì.
domande? No? Allora, ringraziamo Diletta e la commissione si allontana, ritorneremo a circa un quarto d'ora.
arriva a registrare, altrimenti non li faccio laureare. Corselleca. Corselleca, vuoi dire? Ragazzi, cortesemente procuratevi il PIN. Elardo, ti chiacchiare. Ragazzi, l'esame. Staiano. La volevo mettere a girata adesso, mi stavo anticipando i compiti. Non prendo Oscar. No, mettila giù. Giù? Così? Orillo. Vitale, ho aperto un nuovo verbale per te. Sono laureato in giro. Cesare. Stefania detta qua. Ma non potete dare? Dottor Rullo. Tacco. Ecco.
Vuoi togliere la mascherina? No, no. Ci vuoi mandare in galera? No. Finale. E siamo veramente contenti perché tutti quanti siete allievi che si sono iscritti 2 anni fa, no, 3 anni fa, ma 2 anni fa in termini accademici, e tutti quanti avete chiuso il percorso della laurea magistrale entro il periodo previsto per il vostro studio. Di questo ne siamo estremamente fieri, estremamente contenti. Siete il primo risultato della nuova, del regolamento della laurea magistrale, con i 2 curricula, uno in inglese, uno in italiano, e più o meno, guardando i vostri curriculum, visto che siete distribuiti quasi in maniera uniforme tra le 2 strade. Quindi un successo. Pensiamo, speriamo, e di questo poi vorremmo il vostro riscontro, della struttura che abbiamo dato alla magistrale, che auspichiamo che vi apra le porte, questo non c'è problema, che veramente c'è difficoltà a segnalare qualche laureato magistrale presso iniziative, presso borse di studio. Per una borsa di studio credo che si chiusa ieri, cioè l'avviso sul sito, ma probabilmente è andata deserta, quindi si riavvierà un'altra volta al CNR perché non c'erano candidati. Quindi di questo veramente ne siamo orgogliosi. Siete il frutto di un laboratorio fatto a Napoli, si dice a pizzichi e a piotacce. Avevate la necessità di entrare, poi di lasciare i laboratori, confrontarvi con i vostri colleghi che dovevano partecipare alla stessa attività vostra o comunque affini per poter entrare, difficoltà chiaramente indotte non da noi ma da qualcuno molto più piccolo di noi ma molto limpido, e che quindi ciononostante avete portato alla commissione, alla discussione tutti voi i risultati brillanti, e di questi ne siamo soddisfatti, e chiaramente aprono poi la strada a ulteriori approfondimenti, come qualcuno di voi ci ha giustamente tenuto a sottolineare. Da tutta la commissione, ripeto, è veramente fiero del vostro successo, e del mio impegno contattarvi, non prossime settimane, stasera magari, no, per avere anche dei vostri riscontri sul percorso che avete seguito. Ovviamente, ribadisco, purtroppo intralciato come percorso da più di apri e più di veramente. Allora, ora
sapete, per chi è già passato per questa trafila, passiamo a dare il voto di ciascuno di voi e poi alla fine procederò alla formula di dito per dichiarare la vostra chiusura della vostra carriera universitaria, e poi alla fine tutti insieme ci lasceremo liberi di apprezzare. Allora, vado a riportare i risultati dell'esame finale. Elisabetta Borselleca, 110 su 110 e lode. Deborah Elardo, 110 su 110 e lode. Taiano Ivana, 110 su 110 e lode. Domenico Romano, 107 su 110. Emilia Orillo, 106 su 110. Gianluca Vitale, 110 su 110 e lode. Stefania Cecere, 110 su 110. Lucia Coccurullo, 110 su 110 e lode. Diletta Sacco, 110 su 110. Avete visto, i voti sono decisamente e con un grande nostro apprezzamento un'ottima pool di voti. Ora, in virtù dei poteri conferiti dalla legge al Rettore Magnifico dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, e a me delegati, proclamo dottori magistrati in biotecnologie molecolari e industriali Elisabetta Borselleca, Deborah Elardo, Ivana Staiano, Domenico Romano, Emilia Orillo, Gianluca Vitale, Stefania Cecere, Lucia Coccurullo, Diletta Sacco. Da parte di tutta la Commissione, i migliori auguri. Ragazzi, sulla vetrata.